Ci siamo. Oh, finalmente siamo live. Buonasera a tutti. Allora, aspettate che io mi tengo l'audio. Eccoci qua, chiudo l'audio dal live su YouTube. Ci siamo? Claudio, mi confermi che siamo in onda? Sì, dimmi di sì. Il nostro fantastico regista. Allora, scusate il ritardo, colpa mia. Non avevo la felpa che ho fregato a mio figlio, quindi me la devo mettere, che era nell'asciugatrice. Quindi già capite come sarà questa serata. Allora, io ho un ritorno di qualcuno che ha un live aperto, quindi bisogna che qualcuno lo spenga. Si sente anche in ritardo, è bellissimo. Si sente in ritardo perché c'è qualcuno che non l'ha aperto, ma visto che la nostra prima diretta va benissimo così, è già tanto che siamo qua questa sera e quindi io direi che come inizio, perfetto, va benissimo. Allora, buonasera a tutti, stiamo tutti aspettando questo fantastico atterraggio su Marte. L'ora prevista è le 21:36 dell'ingresso in atmosfera, poi dobbiamo aspettare i 7 minuti che è a terra, poi dobbiamo aspettare altri 11 minuti che il segnale arrivi fino a terra, quindi dobbiamo aspettare più o meno fino verso le 10:05, 21:54 per la precisione, per poter avere il segnale che tutto è andato bene. Incrociamo tutti le dita, perché come sapete entrare e arrivare su Marte non è molto facile, ma questo ne parleremo, ci abbiamo un'ora e mezzo e poi dopo facciamo tipo la maratona mentana, noi facciamo la maratona Marte, quindi abbiamo un sacco di tempo per parlarne. Abbiamo qui con noi un sacco di ospiti, ma prima vi volevo raccontare perché siamo qua stasera, il progetto Spacey School. Iniziamo questa sera con questo progetto che insieme a due amici, Francesca e Andrea, Andrea astrofilo, presidente di una associazione astronomica pavese, Andrea Cozzo, lo vedete in alto là nello schermo. Ciao, ciao a tutti. Francesca Gutierrez Milesi, la vedete accanto ad Andrea, giornalista, lei viene da in Italia da tanti anni. Abbiamo voluto creare questo progetto per le scuole, per questo abbiamo invitato tutte le scuole, tanti ragazzi stasera, e abbiamo invitato tanti ospiti proprio perché vogliamo, il nostro desiderio è che il mondo della ricerca possa parlare e incontrare i ragazzi. Lo facciamo dedicato alle scuole perché sappiamo che le scuole hanno bisogno di qualcuno che li aiuti. E l'idea ci è venuta perché l'istituto, che è il nostro istituto partner, fondatore di Spacey School insieme a noi, l'Istituto Ciampini Boccardo di Novi Ligure, qua abbiamo Corrado Campisi che è il docente, e tutti i ragazzi che sono alla regia e sono qui con noi in diretta questa sera, c'è Daniela, adesso li dobbiamo nominare tutti, ma li vedrete tutti uno per uno durante la serata, c'è Irene, Claudio, Giorgio, sono tutti qua con noi, Davide, sono tantissimi ragazzi, sono qui. Perché? Perché questa serata è per voi, è per le scuole, per far domande a Giuseppe, a Lorenzo, a Paolo Bellutta, ci abbiamo anche i nostri, adesso abbiamo SPF pure che vi spieghiamo chi è, il nostro Stefano, avremo Liliana Ravagnola, abbiamo tanti ospiti, gli astronomi dell'Osservatorio della Val d'Aosta, gli astronomi del Planetario di Roma, insomma saremo in tanti qua per voi per rispondere a tutte le vostre domande, perché Spacey School nasce per le scuole, per farvi incontrare gli astronomi, per farvi incontrare la ricerca, per parlare di spazio, per darvi materiale, per venirvi incontro. Abbiamo un sito internet che ancora lo stiamo facendo, quindi abbiate pietà se ancora dobbiamo costruirlo bene, però c'è, quindi spaceyschool.it. E niente, io direi di partire. Cosa abbiamo dimenticato, Andrea? Dobbiamo dire qualcos'altro? No, non dobbiamo dire nient'altro se non il fatto che, hai già detto tu, che nasce per le scuole, quindi stasera i ragazzi devono proprio sfondarci di domande a noi e soprattutto agli ospiti. Soprattutto agli ospiti, perché ragazzi... Soprattutto agli ospiti. In tanti sono qua in diretta, in tanti sono su YouTube. E presentiamo prima gli ospiti, poi ringraziamo una per una le scuole che hanno già aderito a questa nostra serata. E quindi allora iniziamo. Giuseppe Cataldo, eccoti qui. Ciao Giuseppe, grazie di essere con noi. Giuseppe è un ingegnere, anche lui aerospaziale. Ciao, buonasera. Lui lavora alla NASA, è un ingegnere, ha partecipato e sta partecipando a tantissime missioni con i telescopi spaziali, ma tanto altro. Giuseppe è una delle colonne del progetto Spazio alla Conoscenza dell'Istituto Ciampini Boccardo, perché ha raccontato e incontrato tante volte i ragazzi. L'ultimo incontro che abbiamo fatto era sui telescopi spaziali, il James Webb e i telescopi del futuro. Io ho scoperto che un telescopio fichissimo che nascerà e te lo richiederò perché è troppo bello questo telescopio. E quindi si imparano sempre veramente tantissime cose. Grazie di essere qui con noi. Abbiamo poi, perché io poi non li vedo grazie tutti, Paolo Bellutta, anche lui, JPL, Pasadena, Paolo Bellutta ha un record, cioè è l'uomo che ha guidato più chilometri su Marte, ma in realtà Paolo Bellutta è
è vero che ha guidato più chilometri su Marte, lui è quello che noi chiamiamo molto prosaicamente un pilota di rover marziani, però è lui che ha guidato le missioni della NASA più importanti, appunto dei rover su Marte, e ci racconterà in questi 45 minuti che riesce a essere, che riesce a stare qui con noi, poi insomma ci deve lasciare per altri impegni, però ci racconterà bene come si fa a pilotare un rover su Marte, perché questa sera ne atterra uno, dopodiché qualcosa dovrà ben fare questo rover, cioè andrà in giro e avrà un sacco di impegni da scavare, da cercare vita. È un sacco di cose. Paolo Navone, tecnico, lavora anche lui nel settore, ma è qua con noi perché è un esperto di fantascienza, e quindi noi questa sera Marte non può non ispirarci a tantissimi racconti di fantascienza. Quindi Paolo, tu sei quello che ci racconterà tutto, quindi sappi che anche per te ci saranno un sacco di domande, perché Marte dai secoli, dagli antichi romani, pure prima, ha sempre suscitato un sacco di sogni e di suggestioni. Poi andiamo avanti, Lorenzo Pizzuti, cosmologo di Osservatorio Astronomico della Valle d'Aosta, voi siete in un posto meraviglioso, sì. Quindi appena aprono le gabbie dopo il Covid noi verremo a trovarvi, quindi preparatevi. Abbiamo SPF, Stefano, che succede? Ti sei tolto le cuffie? Astronomy Channel? No, sono passato in... sono passato con il comando audio normale, quindi buonasera a tutti. Allora, Stefano, insieme a me, è compagno di tante dirette sul suo canale, loro sono un gruppo di appassionati di spazio su Facebook, ma non solo, con anche lì tanti ricercatori, fanno un sacco di dirette interessanti che vado a boicottare, insomma, ogni tanto chiacchieriamo, loro sono molto serio, come vedete, un po' meno, però ci divertiamo molto a commentare tutto. E quindi Space School ospita anche tantissimi appassionati, perché è dedicato anche a chi ama lo spazio come noi, perché insomma chi fa lo spazio non può non amarlo. Allora, altri ospiti, perché adesso li devo scorrere, perché mica vi vedo tutti io in questo schermo, abbiamo tanti amici che sono con noi stasera. È arrivato Biagio Cimini in questo momento. Esatto, ciao Biagio. Sì. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Ciao Biagio, eccoti qua. Allora, Biagio, anche lui è ingegnere aerospaziale, ma fa altro nella vita. Ma lui quasi ingegnere aerospaziale, ad aprile. Ad aprile, fantastico, bocca al lupo. Ma in realtà lui è qui con noi perché è un grandissimo viaggiatore di posti spaziali. Ha visto Baikonur, da dove partono tutti i razzi russi, i lanciatori russi, le missioni russe. E ha visto il JPL, che stasera è il cuore, cioè tutto il pianeta stasera guarda lì. E quindi ci racconterà un po' le sue impressioni. Oh, abbiamo altri ragazzi, mi sto perdendo. Chi ho dimenticato? Uno entra, uno esce. Francesco Toputo, ti ho già presentato? No. Francesco Toputo, eccoti qua perché non ti vedo. Ingegnere. Ciao a tutti. Eccolo qua, ingegnere. Eccoti Francesco, eccolo. Ingegnere aerospaziale, docente al Politecnico di Milano. Se posso interromperti, vai. Sono stato docente di uno degli ospiti, indovina di chi? No. Oh. O almeno quando ero assistente. Di? Giuseppe Cataldo. Quello che è sotto di te? È lui? No, no. Veramente. Ragazzi, Giuseppe, siamo a che sorpresa. Mamma mia. Che bello. Quindi Giuseppe tu hai avuto come docente Francesco, hai studiato con lui. Sì, come esercitatore di meccanica razionale, veramente bravo. Quando erano le primissime armi. Ragazzi, meccanica razionale. Secondo anno al Politecnico di Milano. È l'incubo di tutti i secondi anni, meccanica razionale, si concorda, devo dire. Io poi ci metto fisica teorica, che insomma, lasciamo perdere, anche su quella sorvoliamo. E quindi Francesco, lui insomma, ancora sei docente al Politecnico, quindi ha tantissimi ragazzi, lui ci ha fatto una bellissima lezione sui microsatelliti, giusto Francesco? Sì, Se non mi ricordo male. Sì. Ma stasera insomma ci spiegherà un po' cosa succede durante anche questi 7 minuti di terrore, che sono i momenti più emozionanti di tutte le missioni marziane. È arrivato, lo vedo, l'ho visto entrare. Laura Zanardi, qua dall'inizio anche. Aspetta, Laura, la stiamo aspettando. La nostra Laura, eccoti qua, dove sei? Laura, non ti vedo. E lei a Houston, quindi ha un po' problemi di energia che va e viene, come sapete Houston è stata investita da un'ondata di gelo in questi giorni, dell'Agenzia Spaziale Europea, che appunto lavora in questi mesi a Houston. Laura, ci senti? Vi sento, e anch'io ho avuto a che fare con il professore di cui prima, durante una delle lezioni, dei corsi di meccanica del volo spaziale, credo, al Politecnico. Ma veramente? No, vabbè, Francesco. Queste cose le veniamo a scoprire in diretta, voglio dire, fantastica. Lorenzo, ti ha insegnato, Francesco? No.
No, no, io avendo formazione da fisico, non ho, anche se una mia idea è quella di prendermi una seconda laurea proprio in ingegneria aerospaziale. Allora, Francesco, quindi... no, vai a Milano, così c'è un occhio di riguardo, no, ci proviamo, no. È che era un po' lontana, però vediamo, insomma. Va bene, poi è arrivato Paolo Bellutta, aspetta, dove sta il nostro... È entrato e uscito. Luigi Pizzimenti, dove sei? Rispondimi, è uscito. Certo. Dove sei? Eccoti! Ah, perché sei come Ada, eh? Allora dillo, metti l'origine. Sì, ciao, buonasera a tutti. Sono un po'... Buonasera. C'ho la mia età, quindi faccio un po' fatica, capito, a fare questi salti. Ciao, Biagio. Eccoti. Luigi ciao, Pizzimenti, caro. Insomma, in Italia è una delle colonne delle missioni Apollo, esperto di Luna. E poi di Artemis, perché da adesso insomma le missioni Apollo diventano un po' il passato, perché sono il salto verso poi la missione Artemis, verso il futuro, la conquista. Quindi la prossima diretta, cioè la prossima sarà molto più vicina di, insomma, dell'arrivo sulla Luna, però quello sarà una delle cose di cui parleremo le prossime volte. Ho finito le presentazioni, che sono le 10, cioè sicuramente tanti che sono le 8:20, 10 minuti che parlo, non ne potete più. E quindi tutti i ragazzi di tutte le scuole che sono qui con noi stasera, abbiamo una scuola. Allora, Andrea, tu c'hai l'elenco, perché io gliel'ho fatto scrivere, perché sono talmente tanti che io mi ripeto. È tutto pronto. A parte il Ciampini Boccardo. Franci, ce l'hai a portata di mano l'elenco? Io intanto ricordo via Twitter, Andrea Banchelli e Poggio Mirteto, l'istituto di Poggio Mirteto, qui nel Lazio. Vai, Franci. Sì, allora, ci sono tutte le classi e le maestre della scuola primaria di Lardirago, poi tutte le classi e le maestre della scuola primaria di Marzano, Angelo Bargigia, sindaco di Marzano, Benedetto D'Amatta, sindaco di Roncaro. Roncaro. Io sono un po' spagnola per le mie chiacchierate. Vai tranquilla. Nel caso avete sentito. La biblioteca comunale di Roncaro, il direttivo dell'Associazione Astronomica Pavese, Marica, Ilaria, Cristian, Walter, Enrico e Vittorio. Andrea, il nostro Andrea, come presidente dell'associazione, tiene comunque e vorrebbe ringraziare specialmente a Edoardo Di Nozzi per le donazioni di materiale fatte, supportando l'attività di divulgazione nelle scuole. Sì, ci ha permesso veramente di fare il salto, quindi un grazie immenso a lui, ci ha veramente donato più di 20.000 euro di materiale. Quindi... E poi non ora vediamo... Grazie. Perché anche sulla live qua su YouTube ci sono tante persone che ci salutano, anche scuole, ragazzi, insomma, c'è una bella attività. Io dovrei avere altre scuole, mi sembra. Aspettate, che arrivo. Allora. Oh, l'alternanza Polare Scassini di Genova. Esatto. Ci salutano da YouTube. Vabbè, ragazzi, adesso... Ma siete tantissimi, che meraviglia. A me hanno anche mandato delle foto su WhatsApp, cioè, ci sono gente, persone che cenano e li saluto, cioè poi nella fattispecie i miei nipoti, guardando questa diretta, e quindi sono una zia orgogliosa di questi nipoti. Posso mandare anche un spagnolo, Leti? Vai! Approfitto, certo. Perché ci sono anche alcune scuole, alcuni insegnanti da Santiago del Cile che ci stanno guardando. E della mia terra, ovviamente, quindi ecco, lo saluto. Buenas tardes. Allora, poi, classe di Santa Teresa del Bambino Gesù di Roma pure, eccoci. Poi c'è anche i ragazzi della scuola media a volte del liceo Colombo di Genova che ci seguivano, poi l'istituto della Terza D comprensivo di Bassa Sabina, l'hai detto tu, se non erro. Poggio Mirteto, sì. Ok, basta, dovremmo averli detti tutti. Allora, l'Osservatorio Astronomico di Genova, Leti. L'Osservatorio Astronomico. Il grande, grandissimo Osservatorio Astronomico di Genova. Libre Italia, non possiamo che non ringraziare Libre Italia, che saranno nostri partner nel progetto Space School, quindi prima o poi vi racconteremo nei dettagli cosa stiamo facendo, ma è una cosa molto bella, e quindi per una rete accessibile per tutti, e quindi anche questo sarà importante, un importante messaggio che vogliamo lanciare a tutte le scuole, e potranno trovare poi tutte le informazioni anche sul nostro sito, perché è importante anche questo. Allora, Alberto Corradini, anche Paola Catapano. Ciao Paola!
Allora, Paola Cattapano, insomma, un nome che ci ricorda il CERN, quindi non possiamo non pensare a Paola, non salutarla. E Alberto, che è Alberto, ciao Alberto, che gli ho rifilato una sola pazzesca di farci il sito, e quindi con molto sacrificio, no, non è vero, molto piacere, un astronomo abbiamo studiato insieme, e quindi, perché questo è tutto volontariato, dovete sapere, Space School, e lo si fa di notte, normalmente noi ci telefoniamo dalle 11 di sera a mezzanotte, quindi questi sono i nostri momenti. Io direi di iniziare subito, che dite, perché abbiamo un evento importante che ci sta aspettando. Mi è già arrivata una domanda, scopriremo che Marte è piatto. Io direi di no, insomma, che dite? No? Cioè, perché ci manca solo la domanda piatta. Io saluto chi me l'ha fatta, che poi è via WhatsApp. Scopriamo adesso che è piatta. Non so, anche la Terra è piatta. Che cosa succederà questa sera? Chi è che si offre volontario per la prima risposta? Giuseppe, basta, volontario ho scelto io. Giuseppe, rispondiamo. Se lo siete, tu sei lì negli Stati Uniti, e quindi alla NASA ci sarà un gran fermento. Saranno tutti centri, ecco. No? Eccomi, arrivo, sì, tutti, realmente tutti a guardare nei limiti del possibile, comunque, infatti alle 9 dovrò lasciarvi per mezz'ora per andare a fare una riunione di lavoro, ma poi ritorno per l'atterraggio, perché quello non me lo perdo. Quindi niente, siamo qui ad aspettare l'avvicinamento, l'arrivo della sonda Perseverance sul pianeta, prima poi di, appunto, nel momento in cui incomincerà a entrare in contatto con l'atmosfera di Marte per vivere quei 7 minuti di terrore che vedranno la sonda andare alla velocità di circa 19.000 km all'ora fino appunto allo stallo completo sul pianeta in circa 600 km di altezza. Ecco, quindi 7 minuti, 600 km, velocità pazzesca di appunto 20.000 km all'ora. E niente, vedremo anche uno show abbastanza coreografico, ecco, dei vari scudi termici, del paracadute, della Roo che farà arrivare la Perseverance sul pianeta in maniera sicura. Speriamo, come hai detto tu Letizia, ecco, le possibilità sono tra il 40 e il 50%, quindi ci auguriamo che tutto vada bene fino all'ultimo, quindi veramente 7 minuti di veramente terrore fino all'arrivo finale. Ecco. Sì, perché poi in realtà la storia delle missioni marziane qua non posso non chiamare in causa Luigi, è una storia molto tormentata, l'Europa non è mai riuscita ad arrivare indenne sulla superficie del pianeta. Se non sbaglio neanche la Russia, non vorrei sbagliarmi. Quindi insomma, diciamo che questo Marte non è che molto simpatico per le missioni. Non ti sentiamo. Sentite adesso? Bene, sì, adesso sì. Era ancora disattivato. Intanto buonasera a tutti. Buonasera. Mi piace vedere tante facce, note, Giuseppe Corrado Campisi. E vabbè, Biagio Cimini, con il quale insomma abbiamo vissuto delle esperienze incredibili. E dicevo, Marte, questo insomma gli addetti ai lavori lo sanno bene, è complicato per il fatto che si arriva, come diceva Giuseppe Cataldo, a una grande velocità e bisogna fare questo forte rallentamento in un'atmosfera abbastanza rarefatta, cose che per ora solamente la NASA è riuscita a risolvere. Questo è il motivo per il quale solamente loro sono atterrati sani e salvi su Marte. L'Europa con ExoMars, la famosa missione che è stata rimandata dal 2020 al 2022 e vede la partecipazione dei russi, come sappiamo ci sono stati dei problemi nei rapporti internazionali, nei tempi di consegna e nel rispettare la timeline che si erano dati, e ha portato a questo rinvio. Ovviamente la pandemia ha stravolto tutto, quindi ora io credo che gli europei, quindi anche noi italiani con le nostre aziende tipo Thales, avranno tempo per fare esperienza e comprendere esattamente quali sono le difficoltà dell'atterrare su Marte, e la NASA credo che fornirà sicuramente un supporto. Wow. e non ci lascerà schiantare sul suolo marziano, ecco. Speriamo di no, anche perché Francesco, la cosa che colpisce sempre, ed è una cosa un po' complessa da spiegare, è che se salti la prima finestra di lancio devi aspettare 2 anni per ripartire. E come mai uno poi deve aspettare così tanto prima di ripartire per Marte? Dice, vabbè, salti il 2020, parti il mese dopo.
e invece non si può. Questo da che cosa dipende? Allora, è chiaro che intanto buonasera a tutti e fa piacere partecipare a questa bella discussione rilassata, come dicevi sì. prima tu. Sì, anzi, poi, preciso che chi vuole entrare, uscire, andate, tornate, andate bene, fate come volete, perché qua siamo proprio in un salotto, quindi vai. Esatto. Magari andiamo a cenare tra un po'. Magari no, sì. Ecco, tra un'ora siamo qua fino a tardi. Saremo un po' più nervosi, però adesso sì. siamo rilassati. No, ecco, nello spazio non si può appunto partire, arrivare quando ci pare e piace, perché dobbiamo fare il conto con la meccanica celeste, dobbiamo tenere conto di dove si trovano i pianeti, quello di partenza che è sempre più o meno sempre lo stesso, che è la Terra, e quello d'arrivo, che in questo caso è Marte. Le traiettorie devono tener conto delle posizioni reciproche dei pianeti, perché quando lancio devo essere sicuro che all'arrivo ci sia Marte. Ora, non è vero che non sia possibile partire ogni giorno dell'anno. In realtà sarebbe possibile partire ogni giorno dell'anno, però costerebbe talmente tanto arrivarci che la missione a quel punto sarebbe infattibile. Noi possiamo anche andare a Marte in linea retta, anziché seguire un arco di ellisse e metterci 10 giorni in linea teorica. Però poi avremo bisogno di un sistema propulsivo che tecnologicamente non è fattibile. Così come noi potremo partire in linea di principio ogni giorno dell'anno. Cioè, per chi ha studiato ingegneria spaziale, c'è un signore che si chiamava Lambert che ha risolto un problema per cui, dati due punti nello spazio e un tempo di volo, io questi due punti posso trovare la conica che li unisce, no? Quindi la soluzione matematica al problema esiste sempre. Il problema appunto più grande è che questa soluzione matematica poi fa a cazzotti con la tecnologia che noi abbiamo in questo momento a disposizione. Quindi per questo motivo noi dobbiamo spendere dobbiamo attuare il minor salto energetico possibile per passare dall'orbita della Terra a quella di trasferimento e poi per frenare per arrivare a Marte, e questo significa che tra tutte le soluzioni possibili dobbiamo scegliere quelle che costano meno, e quelle che costano meno purtroppo accadono una volta ogni 2 anni circa. Mm-hmm. e quindi è così. Quindi se si salta una finestra di lancio si va nel biennio successivo. Sì, questo perché, anche per spiegarlo ai ragazzi più giovani che magari ci stanno seguendo, bisogna una cosa che bisogna dire è che i pianeti si muovono lungo le orbite a velocità diverse in tempi diversi, quindi non è che sono sempre allineati uno con l'altro, magari la Terra sta qua e Marte sta là dietro, e quindi bisogna anche aspettare che i due pianeti siano in una posizione tale che ci permette di fare quello che hai appena detto tu, cioè di viaggiare col minimo tempo e la minima spesa di carburante, no? Esattamente, questo dipende appunto dalla differenza dei periodi dei pianeti. Per fortuna Marte è vicino, quindi le finestre di lancio si ripetono, diciamo, con un periodo di 2 anni. Questo si chiama appunto periodo sinodico e tiene conto della differenza di velocità angolare, o comunque di periodo, dei pianeti sulle proprie orbite. Verso i pianeti più esterni, ad esempio, questo accade molto più raramente, quindi se si salta una finestra di lancio si va a una configurazione che si ripete, diciamo, molto più raramente. Però in quei casi diciamo che non è così critico, perché è più facile arrivarci, perché si riesce ad aggiustare la traiettoria facendo dei flyby intermedi, quindi passando, facendo dei passaggi ravvicinati a Venere, a Marte, si riesce ad aggiustare la traiettoria. Quindi in quel caso non è un grande problema, ecco. Come lo è per Marte. Quindi in questo caso, questo è, vedi che imparo cose nuove tutti i giorni, quindi in questo caso se noi volessimo andare, che ne so, a Urano piuttosto che Nettuno, che sono i due pianeti decisamente lontani, perché a Saturno ci siamo arrivati, siamo stati lì per una decina d'anni, Urano e Nettuno è difficile beccarli, ci sono passate le Voyager, ecco, lì invece potremmo sfruttare questo tipo di orbito, anche lì abbiamo comunque tempo da aspettare una missione, se non parte. Allora, ho una serie di pianeti in mezzo, di solito si usano Venere, Terra e Giove per fare i passaggi ravvicinati per una questione di masse e velocità.
Questi sono quelli che ci danno, diciamo, una spinta più alta. Quindi se, utilizzando Venere, Terra, Giove, Saturno, si riesce a piegare proprio la traiettoria per farla arrivare dove vogliamo noi. E quindi, appunto, ripeto, in quel caso non è un grande problema, anche perché Venere si muove addirittura più velocemente la Terra. Dopo un anno di solito ritorna a Terra. Il problema lì è il tempo di volo in sé, non tanto la finestra di lancio, perché parliamo di tempi di volo che sono sicuramente superiori a 5 anni. Quindi, e Paolo Bellutta, eccoti, perché tu fra un po' devi andare, hai un'altra diretta. Sì, allora approfitto sì. Che sei qui con noi, i famosi 7 minuti di terrore, come si vivono questi minuti dentro alla control room e che cosa succede? Perché così? Come fate a capire che sta andando tutto bene? C'è un segnale che vi può arrivare? Come funziona? Il rover, nel momento in cui si sta avvicinando all'atmosfera, smette di trasmettere la telemetria in forma digitale e invece trasmette una serie di toni, una serie di note, se volete. E ciascuno di questi indica l'inizio di una certa attività. Noi sappiamo quali attività il rover deve eseguire e quindi a seconda della nota che emette il rover noi sappiamo che una particolare attività è iniziata. Quindi riusciamo a seguire la fase di sbarco del rover in questa maniera. Però sempre con ritardo, no? Di tempo, Paolo? Cioè sì, c'è un ritardo? Il ritardo è aumentato anche dal fatto che il rover emette questo segnale, ma poi questo segnale viene ricevuto da una delle sonde orbitanti, cioè sia la sonda Maven che Mars Reconnaissance Orbiter. E questi fanno quello che viene chiamata la band pipe, cioè una riccia trasmissione, riceve il segnale dalla superficie e la trasmette immediatamente verso la Terra. Quindi c'è un piccolo ritardo anche dovuto a questo fatto qua. E viene utilizzato questo sistema perché queste note che vengono trasmesse dal rover vengono trasmesse con un'antenna più piccolina e in questo segnale non sarebbe ricevibile direttamente sulla Terra, mentre viene trasmesso attraverso queste sonde orbitanti che hanno delle antenne molto più grosse, molta più potenza di trasmissione, quindi riusciamo a ricevere e seguire la fase di sbarco in questa maniera. Poi una volta atterrata però deve mandare un segnale dicendo sono qua, sono arrivata, giusto? Esatto, appena sbarcato deve iniziare a dispiegare i vari strumenti, fra cui anche l'antenna ad alto guadagno, però prima di poter utilizzare quella deve capire esattamente in quale punto di Marte è atterrata. Quindi all'inizio utilizza un'antenna a basso guadagno, però questa antenna qua è comunque in grado di trasmettere direttamente sulla Terra. Quindi riusciamo a ricevere il segnale direttamente dal rover, dalla superficie. Poi, in base alle immagini e alla telemetria che riceviamo dal rover, riusciamo a capire dove il veicolo è atterrato rispetto alla superficie di Marte. In questa maniera riusciamo a dirgli in quale direzione è la Terra. E quindi il rover riesce poi a puntare l'antenna ad alto guadagno e quindi a trasmettere i dati a velocità molto più elevata. Quindi praticamente lei arriva su Marte e chiusa, cioè arriva tutta incartata, tutta impacchettata e poi si deve un po' aprire, come si può pensare che esca da un involucro, oppure com'è l'assetto di volo di Perseverance quando arriva sul suo posto? È tutto rattrappito. La prima cosa che fa è poco prima di fare lo sbarco, il touchdown, deve dispiegare le quote, quindi deve volare fuori le quote
perché fino a quel momento lì, durante la fase di volo, sono tutte quante retrapite all'interno del vicino al, al corpo del rover, e quindi quella è la prima parte che viene dispiegata. Poi c'è il mast, il palo dove sono collocate le telecamere per vedere a grande distanza, e l'antenna. E questi sono i due strumenti che vengono dispiegati quasi immediatamente. Successivamente c'è tutta una fase di verifica che il rover sia effettivamente sbarcato correttamente, che tutto quanto funzioni correttamente. E poi inizia subito, approfitto finché sei qua, perché poi quando non ci sei, sì, tutte queste domande non te le possiamo più fare, dobbiamo aspettare che ritorni. E dopo mi ricollego, dopo mi ricollego. Certo. E quindi dopo invece comincia subito a lavorare, oppure c'è una fase di test che aspetta? No, c'è una fase abbastanza lunga, di solito di qualche settimana, in cui si verificano tutte le varie, i vari componenti. Uno per uno, sia i componenti dal punto di vista così ingegneristico, quindi propriamente del rover, e poi anche le varie fasi di verifica dei vari strumenti scientifici. Bisogna fare tutte le varie calibrazioni, eccetera. È un lavoro piuttosto lungo e, se vuoi, anche un po' noioso. Quindi i primi dati bisognava aspettare un po' per vederla muoversi. Il tuo lavoro inizia, è un lavoro di chi lo fa, insomma, lo guiderai tu oppure ci sarà qualcun altro insieme a te? Io non mi aspetto che il rover si muova prima di almeno 10 giorni o 2 settimane. Secondo me ci impiegheranno... perlomeno Curiosity ci ha impiegato così tanto tempo. Mi pare che i primi passi li abbia fatta Sol 15, se mi ricordo giusto, quindi dopo la 15ª giornata marziana. Quindi che dura come quella della Terra? No, una giornata marziana dura circa 40 minuti di più rispetto a quella terrestre. E quindi noi i primi 3 mesi viviamo seguendo l'orario marziano, quindi iniziamo a lavorare ogni giorno 40 minuti più tardi. Io quando ho lavorato su Curiosity, per dire, il primo giorno ho iniziato alle 8 di mattina, il giorno dopo alle 8:40 e via discorrendo. E c'è stato anche che ho iniziato a lavorare verso le 2 di notte, insomma. E poi i primi turni erano veramente massacranti, perché lavoravamo in teoria per 10 ore filate, però alla fine poi si lavorava anche per 14 ore. Ma perché il dialogo con il rover è continuo, oppure ha dei momenti nella giornata in cui parlate con il rover, date ordini? No, noi diciamo al rover che cosa fare nella tarda mattinata per il rover, e lui ci risponde con i dati di solito nel tardo pomeriggio, e quindi abbiamo solo... così, comunicazioni dal rover in maniera molto sporadica. Devi tenere presente che queste telefonate sono piuttosto difficili e anche molto costose. C'è da dire che il rover, intanto che sta facendo le attività, non può trasmettere i dati, non c'è abbastanza energia per utilizzare sia il rover che il trasmettitore. E in più devi attendere che il rover veda o uno dei satelliti orbitanti attorno a Marte, o che veda la Terra direttamente. E come noi non abbiamo sempre Marte in vista in un certo punto della Terra, anche Marte, nel punto in cui ha sbarcato il rover, non è che vede la Terra sempre 24 ore su 24. E quindi ci sono queste difficoltà. In più, come dicevo, sono costi notevoli, se non
se non ricordo male, mi pare che siamo su l'ordine di 10.000 dollari per ora di trasmissione, quindi non è proprio una telefonata non era chiacchierata, tempo illimitato. Sì, ecco appunto, ecco appunto. Ma aspetta, che io sto condividendo lo schermo, non so se lo vedete, e c'è... Sì, sì, si vede. Sì, sì. Okay. E questo è l'interno del JPL, quindi... sì, che, è una parte della quella che chiamiamo la dark room, la stanza oscurata, perché è appunto in una finestra, e, per evitare di essere influenzati dall'alternarsi del giorno e della notte qua sulla Terra. Questa stanza è popolata 24 ore su 24 perché serve a comunicare non solo con i nostri rover, ma con tutte le missioni che JPL ha in attivo correntemente, e anche con missioni di altri stati. Quindi quella sala è operativa non solo durante gli atterraggi, ma è sempre il posto da cui controllano le sonde. Sì, esatto. E abbiamo tre stazioni, una che è qua vicino a Los Angeles, e una vicino a Madrid in Spagna, che sarà la stazione che riceverà i dati da Perseverance questa sera, e l'altra, la terza, è vicino a Canberra in Australia. Sono posizionate in questa maniera qua perché sono circa a 120 gradi una rispetto all'altra, 120 gradi di latitudine e longitudine, in questa maniera qua noi abbiamo sempre almeno una delle stazioni che riesce a vedere una delle sonde, e quindi noi riusciamo a mantenere contatto con queste sonde sempre in qualsiasi momento. Uh-huh. E questa rete viene chiamata Deep Space Network, rete per lo spazio profondo, ed è gestita dal nostro laboratorio. Ed è fra l'altro la stazione, la rete che è stata utilizzata anche per trasmissioni piuttosto importanti, tipo ad esempio lo sbarco sulla Luna di Armstrong. Uh-huh. Senti, ma adesso che aria si respira in questa sala che stiamo vedendo? Sono tranquilli per loro sia normale, però forse un po' di paura l'avranno anche loro. Credo che siano tutti quanti abbastanza nervosi, più che altro per il fatto che non è che ci sia molto da fare. Ormai tutte le decisioni da prendere sono già state prese, e non è più possibile fare correzioni se scopriamo che c'è stato un errore. Ormai è troppo tardi per inviare i dati e correggere il tiro. Quindi anche adesso che manca ancora un'ora, in realtà l'ingresso in atmosfera non si può già più fare niente. Esatto. L'inizio del diciamo così, del conto alla rovescia per il rover è iniziato circa una settimana fa. Quindi ha già iniziato a seguire le varie operazioni circa una settimana fa. Abbiamo inviato le ultime correzioni qualche giorno fa, però adesso è veramente troppo tardi. Quindi adesso è completamente autonomo. Sì, esatto. Così, cioè, fate un po' tenerezza là da solo in mezzo allo spazio, che deve viaggiare da solo. Laura, tu che invece sei lì a Houston, cioè in questi momenti in cui è il JPL, che è un'altra delle sedi della NASA, sì. Adesso vi saluto, io devo andare dall'altra parte, ci vediamo dopo. Benissimo, ti aspettiamo dopo. Ciao Paolo, perfetto. Grazie. Ciao Paolo, grazie. Ciao. Ecco qua, allora io stavo cercando di capire la nostra diretta se va. Se ci sono domande interrompetemi, perché sennò sapete qua tengo banco fino a domani, ma sono gli studenti che devono fare domande, ragazzi chiedete. Intanto ce ne sono un paio. Sì, ci sono. Sono anche nel flusso dati della YouTube, sto vedendo. Ecco qua, ho interrotto la condivisione, ditemi di sì. Sì, 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 è interrotta. Sì, confermiamo. Ad esempio, da YouTube.
YouTube da dei Fitium chiede: il punto di atterraggio nel delta del fiume è stato scelto solo per la presenza di probabili forme di vita o c'è altro? Chi si offre volontario, vai Lorenzo. Provo io, anche se non sono un esperto ovviamente della questione astrobiologia, essendo più legato alla cosmologia, però ecco, qui il discorso forme di vita secondo me è una cosa importante ma secondaria. Più che altro, poi mi correggeranno gli esperti, la questione è proprio trovare una zona di atterraggio che possa portare anche delle informazioni interessanti sui campioni che verranno raccolti, perché ricordiamo che secondo me la cosa stupefacente di questa nuova missione è la capacità di prendere, di stoccare questi campioni in dei tubi meravigliosi, mi pare siano 43 tubi di titanio, messi tutti lì e poi piano piano verranno depositati e nel corso degli anni verranno raccolti da altre missioni che poi ripartiranno addirittura da Marte. Quindi avverrà automatizzato un lancio dalla superficie marziana. Per me questo è quasi fantascienza che diventa realtà, visto che avevamo Paolo che era l'esperto di fantascienza. Ecco, per me questo è un momento di realizzazione dei sogni da bambino, per così dire. Quindi per rispondere poi magari aggiungerete qualcosa di più voi altri che siete maggiormente esperti del settore, la questione non è solo la ricerca di vita ma tutto quello che c'è intorno, quindi l'idea di poter arrivare in un luogo, poter raccogliere dei campioni e poterli riportare sul nostro pianeta in maniera totalmente automatizzata, e quindi anche questo ha giocato credo un ruolo importante nella scelta del luogo di atterraggio. Poi il fatto che quel posto si suppone potesse, il cratere possa essere stato un lago in passato, quindi sì, capire anche che cosa è successo, come l'acqua se n'è andata, dove se n'è andata, quindi c'è tutta una serie di discorsi correlati secondo me che sono molto interessanti. E poi certo il tema della vita sicuramente è quello più affascinante per la ricerca. Giusto, ma anche perché non dimentichiamoci che Perseverance porta con sé un dimostratore tecnologico che è anche quello è praticamente fantascienza, cioè noi andiamo a provare a volare su un altro pianeta, perché Ingenuity, che è una sorta di drone, una sorta di martecottero, chiamiamolo così, andrà a dimostrare se è possibile volare. Esatto, proverà a volare. No, io quello che mi piacerebbe sapere, che questo non lo so, e se Perseverance monta una sorta di life test come fu quello delle Viking o qualcosa di simile. Ah, che domanda difficile. Come proprio esperimento, intendo. Mm-hmm. C'è una ricerca di qualcosa. Abbiamo Laura e Paolo. Vai, qualcuno lo sa. Ma quello che... dal punto di vista quello che sapevo è che non mi sembra che abbia qualcosa tipo il Viking, perché il Viking aveva, mi sembra, tipo un fornetto per riuscire a trovare i residui praticamente della città. Mi bisognerebbe sentire ovviamente Paolo, che Paolo non lo vedo più, quindi non saprei. Dimmi Corrado. È appena entrata Liliana. Oh Liliana, eccoti. Oh. Ciao Liliana, benvenuta. Non è entrata. Sì. Io non ho il microfono visto. Mutato. Ah, il microfono mutato, ok. Liliana? Oh, eccomi qua. Mi sentite? Ciao. A posto. Buonasera a tutti. Ah, buonasera. Ciao. Liliana. Allora, grande Liliana è qui con noi questa sera. Liliana, di te si possono dire miliardi di cose, perché tutte le volte che ti presento non so quale scegliere di tutte le cose che hai fatto, quindi a destra gli astronauti. In realtà adesso hai un ruolo in Altec, che è una delle aziende dell'aerospazio italiano di Torino, non dimentichiamo che è la nostra città dello spazio, quindi importante, perché da lì, da Torino partono, è stata costruita Thales, la parte della stazione spaziale. In Altec invece ci sarà il centro di controllo della missione ExoMars. Esatto, ci stiamo preparando, diciamo. Quindi avremo tempo di parlare di questo fra poco, perché è una missione ExoMars, la nostra europea, fichissima. Ma di Perseverance io volevo chiedere, ha uno scopo, Liliana, cerca la vita, ma fa anche altre cose, cioè è anche un guardare avanti all'uomo su Marte?
ha degli ma sì, diciamo che può sempre essere un percorso, diciamo, da svolgere per riuscire a portare poi negli anni gli astronauti su Marte. Prima che ci riusciamo ci passerà ancora molto tempo. Però, insomma, queste missioni servono proprio a questo, insomma, a cercare di stabilire, per esempio, uno degli esperimenti di Perseverance è proprio provare a realizzare l'ossigeno su Marte, no? E questa è una delle necessità che si avranno quando avremo degli astronauti che andranno lì. Quindi, insomma, se veramente Perseverance ci riesce, è un passo avanti per portare degli esseri umani su Marte. Laura Zanardini, che l'ho vista, ci sei? Laura, non ti vedo. Sì. Eccoti. Laura, tu lì a Houston, come state vivendo questi momenti? Questa atterraggio così particolare? Perché poi Houston, uno pensa a Houston, we have a problem, ma si spera che non sia così, insomma, no? Quello che stavo pensando mentre parlava Paolo, perché io ho lavorato tantissimi anni in queste control room, sia come trailer che come flight director. La cosa che trovo più terrificante in assoluto è il fatto che, lavorando con gli astronauti, se io vedo che l'astronauta prende il filo blu e doveva prendere quello rosso, schiaccio il bottone, chiamo, glielo dico e tutto a posto. Lui prende l'altro filo e abbiamo risolto il problema. Invece anche in ottica di esplorazione umana di Marte, questa cosa di avere questo ritardo nelle comunicazioni, il fatto di non poter controllare le cose, di dover essere sempre 20 minuti in anticipo su quello che succederà per poter avere 10 minuti di comunicazione da un lato e dall'altro, è una cosa che, come persona che ha sempre lavorato in real time, mi lascia affascinata anche. No? Immagino lo stress, immagino anche il senso di impotenza del non poter fare niente, cioè essere un po' spettatori, aver fatto tutto prima e niente. Mentre per noi con la stazione spaziale è quasi più facile, perché insomma si giusta, si risolve, si parla, si ha un feedback a parte. Sì, sì, la stazione c'è video, esatto, abbiamo video a parte qualche piccolo periodo di assenza di segnale, possiamo fare tutto. E invece questa cosa è un passo avanti, diciamo, è un passo avanti nella direzione della difficoltà, perché vedremo, vabbè, ok, gli umani sono molto lontani, ma anche solo il fatto di dire abbiamo deciso una settimana fa che cosa faceva il rover e gli abbiamo detto cosa fare e basta, e così è, quindi... bisogna cambiare prospettiva. Se posso aggiungere una cosa al riguardo, che anche questa è una delle cose che secondo me rendono ancora più affascinante, dimostrano quanto l'essere umano riesca sempre a spingersi più in là, no? con le sue capacità, da questo piccolo pianeta blu. Cioè, noi siamo proprio limitati da questo limite della natura, che è la velocità della luce, no? Quindi anche in futuro voler andare con le nostre sonde sempre più lontano richiederà delle capacità di maneggiare questo ritardo, che devono diventare in qualche modo sempre più efficienti. E questo ritardo non ci si può fare niente, a meno che non troviamo un modo diverso di comunicare che non sia attraverso dei segnali come le onde luminose o anche le famose onde gravitazionali, che comunque viaggiano alla velocità della luce. Quindi io sapevo, poi anche qui magari gli esperti ne sapranno più di me, della possibilità di lanciare poi delle sonde per andare a esplorare, per esempio, i fondali di Europa del satellite di Giove. E lì il ritardo comincia a farsi un tantino preoccupante, perché parliamo di 45 minuti per andare e 45 minuti per tornare. Quindi, e siamo sempre dentro la nostra casa. Questo è solo la nostra casa cosmica. Siamo lontanissimi dal pensare di poter raggiungere le stelle. C'è solo la Voyager 1, la sonda in assoluto più lontana da Terra, ha fatto 22 ore luce e la stella più vicina è a 4,24 anni luce. Quindi questo è una cosa che secondo me dimostra quanto c'è ancora da fare, ma quanto in realtà da una parte abbiamo fatto con le nostre tecnologie. E sentire persone come Laura che raccontano in diretta, o come Paolo che ci ha raccontato prima, per me è veramente quasi un sogno, una cosa affascinante, veramente spettacolare. Chiudo, scusate, commento molto. Io mi devo lasciare per mezz'ora, ritorno però alle 9:30.
aspettiamo per l'atterraggio. Ciao Giuseppe. Ciao Giuseppe, dopo. Ciao Giuseppe, grazie. Ciao. Anche perché c'è da dire appunto che l'atterraggio, intanto lo stanno chiedendo dalla chat, sì, avverrà alle... Laura, tu hai l'ora precisa spaccata al secondo? Ce l'avete lì a Houston? 9.35 entri in atmosfera? Sì, 21.54 dovrebbe essere quando abbiamo la conferma. Quindi saranno 20 dopo quel terrore. Minuti. Ecco, saranno molti lunghissimi minuti. 20 lunghissimi minuti in cui dovremo capire che cosa succederà. Liliana, questo per ogni missione, no? Anche ExoMars. Sì, anche ExoMars. Infatti per noi è una specie di prova generale quella che succede oggi, no? Nel senso che avremmo potuto essere anche noi nella stessa situazione se non ci fosse stato il ritardo che ci ha portato a lanciare 2 anni dopo. E se avessimo lanciato a luglio del 2020 saremmo anche noi ormai lì pronti per atterrare. Beh, poi purtroppo è successo quello che è successo, tra il Covid e problemi vari, insomma adesso partiamo al 2022, atterreremo nel 2023 e intanto vediamo cosa fanno gli altri, ecco, insomma è sempre utile per imparare, per fare esperienza. Ma c'è uno, ragazzi, interrompete se avete domande. Voi sapete, mi dovete abbattere per farmi tacere. Entrate perché. No, sai cosa c'è di buono? C'è di buono che però le prime persone che metteranno piede su Marte avranno già un bel tour tecnologico da fare, si faranno i giri dei rover, andranno a vedere. Ah, sì, certo. Quindi... Sicuramente. Che staranno lì tranquilli a aspettare, ma con esatto, impolveratissimi. Sì, Letizia, chiedono qua a Fabrizio, per esempio, e le prime immagini di Marte dal rover, tempistiche entro quando? Laura, due tu lo settimane, sai, detto. Tu hai idea di quando potrebbero arrivare? Prima Paolo diceva sulle 2 settimane più o meno, no? Sì, io non sono un'esperta, però mi sembra di aver capito che le prime attività che faranno saranno i check-out di tutti i vari strumenti, quindi prima di poter poi avere un movimento, qualcosa, ci vorrà nell'ordine delle settimane. E poi a proposito di quello, chiede Luca Montanari, che tipo di dotazione strumentale ha Perseverance per fare questo tipo di studi, insomma? Vai. Chi risponde? Ah, io vi lascio qui. Ha tantissimi esperimenti Perseverance, come dicevamo anche prima, no? La prima cosa, come diceva anche Lorenzo, è ovviamente andare a cercare tracce di vita in questo fantastico Jezero Crater, se non sbaglio, Jezero si chiama. Jezero Crater, perché è un cratere molto particolare, perché lì c'era un delta di un fiume in passato, cioè almeno dalle foto, dall'orbita, ha esattamente la forma di un fiume. Adesso lo cerchiamo così ve lo facciamo vedere perché ancora non l'ha visto, e lì c'è un terreno argilloso, se non sbaglio, Liliana, il terreno, sì, marziano è molto particolare. Sì, sì, c'è un terreno argilloso e insomma si spera di trovare tracce di vita, di acqua, e Perseverance è dotata di alcuni esperimenti che possono appunto aiutare a rilevare queste tracce di organiche, di batteri o cose del genere, e tracce di acqua. E adesso non ricordo esattamente, se mi date un attimo di tempo vi cerco la scheda, perché io mi ero pure preparata e avevo anche una scheda. Io da buon istruttore, no? Le cose non le so a memoria, ma le trovo. E quindi avevo tutta la lista dei vari esperimenti a bordo di Perseverance. Praticamente ci sono ovviamente delle telecamere, ce n'è una che si chiama Mastcam Z, che fa sia delle immagini panoramiche che stereoscopiche, quindi con lo zoom eccetera, e quindi servirà ad analizzare tutto il panorama intorno. Poi c'è l'evoluzione della Curiosity, dello strumento che è a bordo montato sul Curiosity. Probabilmente sì. Poi c'è un'altra che si chiama Supercam, che questa serve invece per fare delle analisi chimiche della mineralogia, quindi dei vari, diciamo, reperti che Perseverance può prendere dal suolo. Ecco, una differenza importante
con ExoMars, che noi avremo un drill e quindi potremo andare a prelevare campioni anche dal sottosuolo, mentre invece Perseverance un drill non ce l'ha, quindi si limita a raccogliere campioni del terreno. E poi c'è uno strumento che fa analisi a raggi X sempre della composizione, diciamo, del materiale che viene raccolto, che si chiama PIXL. Uno strumento che funziona a luminescenza Raman per identificare i prodotti organici e chimici, che si chiama Sherlock, che è quello che vedete lì davanti. Molto carino questo nome, mi è piaciuto molto. un po' forzato. Sì, però dai, anche acronimi. Gli acronimi sono terribili. Come tutti gli acronimi nella scienza. Sì. Prima si sceglie l'acronimo, poi ci si trova il nome. Esatto. E poi c'è quello che citavo prima, che si chiama MOXIE, che è quello che serve per produrre ossigeno, che quindi appunto è utile per provare a produrre ossigeno dall'atmosfera marziana, che chiaramente è ricca di ossido di carbonio, e questo potrebbe quindi essere dalla CO2, dalla CO2 per l'elettrolisi? Non lo so se è per l'elettrolisi, ma comunque è dalla CO2 e chiaramente serve poi, se funziona, apre delle prospettive per l'abitabilità, diciamo, di Marte e l'utilizzo per gli astronauti. Poi ce n'è uno che si chiama MEDA. MEDA è una specie di stazione meteorologica, nel senso che misura la temperatura, la velocità del vento, la direzione del vento, la pressione, l'umidità. La consistenza anche della polvere, esatto, e quindi è estremamente importante nell'ambiente marziano. E poi c'è uno strumento che è simile a uno che abbiamo noi su ExoMars, da noi si chiama Wisdom, qui si chiama RIMFAX, ed è praticamente un radar che fa un'immagine del sottosuolo, quindi una scannerizzazione del sottosuolo per evidenziare appunto la composizione geologica della superficie sopra la quale viaggia Perseverance. E nel nostro caso di ExoMars è ancora più importante, nel senso che Wisdom ci serve proprio per andare a individuare dove andare a utilizzare il drill. Perforare. Dove perforare, perché chiaramente è importante conoscere la composizione del sottosuolo, perché avrete sentito per esempio che la sonda InSight ha provato diverse volte a perforare il suolo, ma poi si è bloccata, e probabilmente perché poverina lei non si può muovere, evidentemente non gli è andata molto bene, cioè il suolo dove è caduta non era proprio il migliore per essere perforato. E quindi dopo un anno, credo, di tentativi hanno deciso di smettere, di lasciar perdere, perché il trapano si era bloccato. E nel nostro caso siamo più fortunati, perché appunto il rover si può muovere, quindi una volta che Wisdom ha identificato un terreno adatto per la trapanatura, si prova, poi se non funziona si sposta il rover un po' più in là e si riprova, ecco, insomma, quindi sarà più semplice, diciamo, rispetto a InSight. Io volevo fare una domanda a questo punto, metto io dalla parte. Sapevo che su Perseverance c'è anche un microfono per tra i vari strumenti, sì, per sentire essenzialmente il vento marziano, e sì, questo microfono dovrebbe essere stato sviluppato in collaborazione con un rockettaro, un vero musicista di Los Angeles, credo. Ah, questo non lo sapevo. Del genere, che ha dato, diciamo, l'input, l'idea per costruire questo strumento in grado di ascoltare il vento. Quindi cosa farà questo strumento? Sì, non ne so moltissimo, quindi credo che anch'io serva appunto a misurare il rumore del vento e a registrare queste cose, però sinceramente a cosa serva scientificamente non lo so. Cioè, credo che sia comunque un elemento estremamente interessante, ma non so poi quali dati scientifici possano essere tratti da questi rumori che vengono registrati.
Allora, praticamente una scansione audio dell'ambiente potrebbe dare informazioni anche sulla composizione magari di certi materiali. Se la roccia si spacca in un certo modo farà un certo tipo di rumore, di conseguenza potrebbero arrivare anche a... molto fantascientifica la cosa ovviamente, però arrivare comunque a capire come è fatta eventualmente quella data roccia, tramite il suono che, però, che provoca magari rompendosi o con, interagendo con l'aria e l'atmosfera marziana. Che spettacolo! Pazzesco, pazzesco. Ragazzi, domande? Sì. Alcuni ragazzi mi chiedono, Mangenti, dov'è posizionato sul Vonar? Ah, aspetta che lo ribecchiamo. Vai, vai, cerco l'immagine. Ingenuity è impacchettato, se non sbaglio. È dentro, dentro nella pancia, diciamo, del rover. Viene poi estroflesso, diciamo, nel momento in cui poi dovrà cominciare a, a funzionare. Tra l'altro, questo fatto di caricarlo all'interno del rover ha anche portato a qualche complicazione, diciamo così, nel, nel design di questo elicotterino. Sappiamo che Ingenuity è una specie di elicotterino che per la prima volta proverà a volare su Marte, quindi ha già dovuto superare parecchi problemi legati all'atmosfera marziana, che sappiamo essere molto più rarefatta di quella terrestre, quindi non, non è neanche detto che ce la faccia, ecco, insomma, però insomma, speriamo bene. E, appunto è contenuto all'interno del, del rover, ma non è parte dei, degli esperimenti del rover, quindi è un esperimento a sé stante e verrà appunto rilasciato e poi proveranno a, a farlo volare, vediamo. Sicuramente se riesce a volare è un'ottima cosa, nel senso che ci darà delle panoramiche molto migliori di quelle che si riescono ad avere con le telecamere che sono sul rover. Adesso, Curiosity ha Perseverance ha come, come ExoMars delle telecamere sul mast, che è la, la, la parte diciamo alta del, del rover, e quindi riesce a fare una buona panoramica, però ovviamente quello che riesce a fare un elicottero è molto meglio. Ma di quanto dovrebbe alzarsi più o meno in volo, se ce la fa? 3 metri, ciao, mi pare. Eccovi! Oi! Ciao. Scusa, ciao. Eccola! Scusate che sorpresa, perdonate. Wow, buonasera. Buonasera. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Ciao Veronica. Allora, perché noi avevamo questa cosa, noi dovevamo collegarci con loro, sono gli amici di Astronauticast. Grazie di essere qui, perché voi avete un live, quindi state anche voi in diretta. E niente, loro stanno facendo una roba, loro sono molto tecnici, fanno queste cose fantastiche, io li seguo su Twitter perché io, come dico sempre, sbaglio sempre tutte le ore degli atterraggi e dei lanci perché non so calcolare i fusi orari, e quindi io mi ringrazio tantissimo di essere, avete fatto questa incursione qua da noi e noi da voi. Come va la vostra diretta? Cosa sta, come, come sta andando? Bene, bene, noi abbiamo iniziato da un 10 minuti e stiamo un po' cercando di spiegare che cosa succederà a breve, questa cosa del, dei, dei 7 minuti di terrore, dell'entry, descent and landing. È la cosa che incuriosisce più di tutti, immagino. Certo. Voi, Esatto, e voi invece, questo nuovo progetto di Space School come sta andando? Ma dai, per adesso, beh, dai. Andiamo, sì, andiamo. Guarda che facce che abbiamo. Noi vedi, ci abbiamo provato e dai, è un progetto che ci piace portare avanti per le scuole, speriamo, sai, la sera, le prime sere sono sempre le prime, quindi dobbiamo un po' imparare, dobbiamo capire, dobbiamo fare amicizia con le scuole e anche grazie a voi, perché insomma ci piacerebbe che potessimo portare insieme, insieme a noi alle scuole anche tutto il mondo dell'astronautica, che è importante perché è uno dei grandissimi settori dell'aerospazio, no? E quindi noi sì, come associazione vediamo cosa riusciamo a fare, perché sinceramente sai com'è, le associazioni hanno sempre un sacco di persone, ma chi lavora seriamente sono i soliti 5, 2, esatto. Quindi dobbiamo capire. Però la disponibilità c'è, quindi insomma, vediamo, speriamo che le scuole questa sera che sono qui con noi siano infatti, e capiscano che la community dello spazio in Italia c'è.
È unita, cioè, sì. Certo, ma è interessante il vostro progetto perché per le scuole, dedicato alle scuole, c'è poco niente. Noi siamo nerd, vabbè, appassionati e parliamo fra di noi e al pubblico, chi vuole, chi è interessato, ma prettamente dedicato agli insegnanti, agli studenti, non c'è una realtà di questo tipo. Quindi, bella iniziativa, bravi ragazzi, grazie, davvero. Ci è piaciuto coinvolgervi e coinvolgere tutti quelli che si lasceranno coinvolgere, perché insomma è bello raccontare ai ragazzi che è questo mondo il loro futuro, no? E quindi certo. Quello che noi adesso raccontiamo loro lo vedranno. È un po' l'invidio, devo dire la verità, perché pensare che loro arriveranno su Marte, io magari starò qua vecchietta a guardarli, sarà meraviglioso. Io è un po' rotico. Comunque. 24 anni. 24 anni, sì, moltiplicato tipo per 6, però va bene, perché non mi vuole bene, e quindi speriamo dai che... Su Marte ce li hai 24, Peso anche la metà, credo, un terzo. Quanto peso io su Marte, insomma, va meglio. E beh, quindi... Sempre grazie. Detto che non, no, io non sono dietale. Grasso, ma ho sbagliato pianeta. È vero. Quello, ecco, dobbiamo trovare il pianeta giusto per noi. No, perché ecco, esatto. No, l'anno marziano quant'è che dura? Sono 688 ecco. Quindi, 88 giorni. Pesiamo meno, siamo più giovani, cosa stiamo a fare sulla Terra? Partiamo. Mamma mia, veramente. Non ho capito cosa stiamo ancora a fare qua. Veronica, io ti lascio la tua diretta perché ormai anche voi state fremendo per... Grazie mille. Un saluto anche da Ricky. Tutti. Oh, ciao Riccardo! Ciao Riccardo, ciao! Ciao. Ciao, ciao, grazie, buon lavoro. Ciao ragazzi, finisce a salutare l'altro. Buon lavoro, ciao, grazie. Ciao ragazzi, ciao, ciao, ciao. Eccoci qua, allora. Ragazzi, domande? Ecco, vado a vedere. Io, ragazzi, domande ce le hanno. Allora, devo dire le domande. Ragazzi, ma fatele anche in diretta proprio voi, perché qua mancano 15 minuti. Francesco, cosa sta succedendo in questo momento? Secondo, sulla sonda, che succede? Siamo a 18 minuti all'entrata in atmosfera. Wow, iniziamo a fremere, ragazzi. Aspetta che intanto condivide la NASA, perché sennò io non vedo più voi, sennò la condivido io, Aspettate. Ma se vuoi mandarmi il link posso condividerla io, non è un problema. No, ma è la NASA TV, cioè il live streaming sulla home, così lo mettiamo, ormai è il momento di seguire in diretta. Francesco, ma in questi momenti qua, in cui la sonda si sta avvicinando, che cosa succede? Cosa fa? Cioè, si mette in orbita prima attorno a Marte, fa un'orbita e poi scende, oppure va direttamente? Come fanno? È una cosa che mi sono sempre chiesta. Non ti sentiamo? Perché? Eppure il microfono è aperto. Sì, infatti. Non adesso, ti sentiamo? Adesso sì. Vai. Prova. Prova, io ti sento. Sì. Perché io no? Adesso si sentiva. Niente. Sì, adesso... sì. Tu lo senti, Lorenzo? Sì, sì, io sento bene. Io no. Io no. No. No, non ci sono. Controllate. Ah, Stefano Giovanardi sta per entrare. Eccolo qua. Bene. Nel frattempo, Letty, ci salutano anche da Londra, Michael. Ciao Michael, da Londra, ragazzi, siamo internet. In the US. Okay. Vanessa Rupani's essay for Ingenuity was so compelling. NASA thought it would be a perfect name for the history-making helicopter. Si vede? Technology demonstration. Perseverance rover. Alex and Vanessa join us now. Welcome you guys. Hello space nerds. Hi. Ecco. Now you got to go to Florida meglio? And watch the launch live back in July. Alex, abbasso. What were you feeling as you saw that rocket launch into the sky? I read a lot of books. Okay. Levalo proprio l'audio, Andrea. E sei sparito Andrea? Sei tolto tu? Ah, ok. L'ho tolto l'audio. Perfetto, perfetto. Va bene. Lo bande, ragazzi. C'era Francesco che era rientrato. Sentiamo se adesso... Sì. Eccoci, ho provato a uscire e rientrare, sì. Mi sentite? Sì, adesso sì. Sì, adesso sì. Sì, ora sì. No, ecco, stavo, non so se è ancora il mio turno, però... Sì! Letizia chiedeva cosa succede. Allora, di solito è chiaro che quando arriviamo in orbita, quando arriviamo, diciamo, attorno a un pianeta, se vogliamo orbitarci, chiaramente dobbiamo... imprimere una manovra per acquisire appunto un'orbita intorno al pianeta, è quello
se restiamo in ambito Marte, è quello che hanno fatto gli Emirati Arabi Uniti negli ultimi giorni, o i cinesi qualche settimana fa, che sono entrati intorno a Marte. Noi europei abbiamo la sonda appunto TGO, Gas Tracer Orbiter, che orbita intorno a Marte. Se poi si vuole scendere sul suolo marziano, chiaramente bisogna manovrare ancora per scendere. Allora, tutto ciò ha un costo, no? Ogni manovra ha un costo in termini di propellente. Perseverance non farà questo, quest'oggi, non si metterà in orbita intorno a Marte, ma entrerà, diciamo, a razzo, a fionda entrerà a Marte, perché appunto per risparmiare su costo di carburante, quindi su massa lanciata, si entra direttamente a razzo nell'atmosfera e si usa, diciamo, la piccola atmosfera marziana, sebbene sia rarefatta, comunque ci permette di, diciamo, dissipare un pochettino di energia cinetica grazie all'attrito con l'atmosfera. Quindi la frena, praticamente. La frena, sì. Non in maniera così, diciamo, consistente come succederebbe se lo facessimo sulla Terra, però comunque c'è un aiuto, diciamo, aerodinamico sicuramente, che appunto ci permette di dissipare un po' di energia. Quindi stasera non entreremo in orbita intorno a Marte, ma andremo direttamente a razzo sulla superficie. Wow! E quindi ci infiliamo ai 20.000 km all'ora, che si diceva? Sì, sì, noi diciamo, quando facciamo i conti li facciamo in chilometri al secondo, per avere numeri più... E quanti sono? Fa più paura. Numeri più, sì, entriamo a meno di un chilometro al secondo all'interfaccia con l'atmosfera, poi a circa 2-3 chilometri al secondo all'interfaccia con l'atmosfera, poi per 3600 sono i numeri che in chilometri orari che citavamo prima. Di solito si entra tra i 2 e i 3 chilometri al secondo all'interfaccia con l'atmosfera di Marte. Ma io ho una domanda, ma con quella velocità, cioè, come si fa a centrare il punto di atterraggio prestabilito? Allora, questa è una bella domanda, perché di solito appunto la sequenza era automatica come tutto il resto, no? Quindi la sequenza viene predeterminata e quindi accade tutto in maniera automatica. Questa sera invece ci sarà un po' di autonomia, vorrei stressare appunto la differenza tra automatismo e autonomia, perché per la prima volta il rover avrà su a bordo una mappa dettagliata della superficie del sito di atterraggio. E durante le ultimissime fasi dell'atterraggio andrà a confrontare a bordo quello che sta catturando con la sua camera rispetto alla mappa che è stata immagazzinata a bordo. Da questo confronto il rover in autonomia sarà in grado di capire se sta andando ad atterrare su una porzione di suolo marziano sicura oppure se sta andando a incontro a dei pericoli, per esempio se ci sono rocce, avvallamenti, eccetera. Nel secondo caso attuerà delle piccole correzioni alla traiettoria di discesa per convergere su una superficie, diciamo, piatta, che non presenta di difficoltà. Quindi questo è un dettaglio, però nell'ambito della guida, navigazione e controllo dei satelliti rappresenta un grandissimo passo in avanti, perché si dà un po' di autonomia alla sonda di scegliere appunto in autonomia una zona safe. Che è quello, certo, che vediamo in questa immagine che c'è adesso, quindi tutto il processo d'ingresso, la vedete, sì? Sì, 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 si vede. Quindi le telecamere sono posizionate qua sotto praticamente, sì, giusto? Sì, sì. Quindi c'è un'intelligenza artificiale che decide, in base a quello che vede, se spostarsi, no? Sì, diciamo una... adesso è artificiale, però diciamo
non è diciamo, utilizzata nell'accezione che adesso siamo stati abituati a citare negli ultimi anni. È semplicemente una differenza, diciamo, tra una mappa immagazzinata a bordo e un'immagine che è presa in tempo reale. Sì. C'è Stefano Giovanardi, ben arrivato Stefano, astronomo del Planetario di Roma. Grazie che sei qua, so che hai pochissimo tempo. E quindi, sei? Grazie Letizia. Ciao, ciao Stefano. Ciao Stefano, ciao. Ciao. Questa serata con voi, anche se brevemente, ma mi faceva piacere essere dei vostri perché insomma stiamo vivendo insieme un momento estremamente emozionante e allora volevo portare il saluto anche dei miei colleghi del Planetario di Roma, dove speriamo anche di potervi invitare a accogliere se siete da queste parti più avanti, quando sarà possibile ovviamente riprendere le attività. Nel frattempo... Grazie. E naturalmente con la speranza poi di stare in contatto oltre diciamo all'atterraggio di Perseverance. Vi volevo solamente dare un piccolo contributo per come dire, cercare di dare un contesto alla situazione che stiamo vivendo. Io devo dire, non so se ne avete già parlato perché purtroppo non ho potuto collegarmi prima, però volevo, se posso... condividere, ecco qua, condividere la visione di quello che è il cielo da qui e da là, tanto per entrare un attimo visivamente nella situazione che si sta verificando. Intanto, allora, permettetemi di andare su presentare Stellarium, vediamo se, eccolo qua. Ecco, non so se riuscite, spero che la visualizzazione sia decente, però quello che vedete adesso non è altro che il cielo di questo preciso momento. Siamo simulato per Roma, ma diciamo che vale un po' per tutta l'Italia, quindi dovunque in politica... vediamo mezzo si vede stelle. Nero. Si vede la parte nera. Solo un pezzetto. Vediamo un po', se io vado... Io ce l'ho a schermo intero. Qui non so. Prova a uscire, magari rientra nella presentazione. Ok, proviamo. Allora... Io adoro i planetari perché si vede la qualunque, bellissimo. Vedi il cielo del passato e del futuro da un punto o dall'altro, bellissimo. Poi Stellarium c'ha anche le varie mitologie di tutti i popoli della Terra. Va meglio? Vediamo. Vedo nero. No. È sempre a metà, Stefano. Che fregatura, perché? C'è una riga blu in mezzo. Quella serve a poco, allora. No, se non funziona non vi faccio perdere tempo su questo ovviamente, però mi piaceva l'idea di portarvi un po' come se fossimo in un planetario, diciamo, a dare un'occhiata fuori, e questo in realtà se avete il cielo sereno lo potete fare di persona, perché Marte in questo momento è in cielo, quindi se volete scorgere con i vostri occhi il punto dove sta avvenendo tutto quello di cui parliamo, basta affacciarsi a una finestra verso sud-ovest e Marte è lì in compagnia della Luna, quindi facilissimo da ritrovare anche ad occhio nudo. Non so se appunto magari è un dettaglio che potrebbe passare in secondo piano in questo momento, invece basta guardare fuori per localizzare esattamente in cielo dove sta Marte e dove sta arrivando la sonda. Ci riprovo intanto un dettaglio meraviglioso. La Terra è nel cielo di Marte in questo momento, cioè da Marte. Volevo far vedere anche questo, perché la mia idea era proprio portarvi a dare un'occhiata al cielo terrestre e poi trasferirci direttamente su Marte per scoprire cosa si vede da lassù in questo momento. Vediamo se comunque sono le 21:28, ragazzi, fra un po'. Tra un po' siamo quasi. Siamo non la voglio fare. È migliorato qualcosa? Io sto provando. No, è tutto nero. È più nero di prima. Allora è sparito anche quello che vedevamo. Sì, almeno prima vedevamo un pezzettino di stelle. Peccato. Allora. Ma Stefano, scusami, quello è Stellarium online o è il programma? È il programma. Strano però che faccia così. Devo dire, per quanto carino e versatile sia Stellarium, su questo tipo di attività dà sempre una marea di problemi, purtroppo. Però,
Allora, diciamo che l'osservatorio di per non perdere il momento clou, non insisto, ma ve lo racconto, diciamo, per come l'avevo potuto simulare. E magari in futuro rivedremo questa stessa cosa in un planetario. Voleva essere un assaggio di quello che avremmo potuto fare insieme in un planetario, immedesimandoci sia nell'osservatorio da Terra, quello che siamo noi, sia nella sonda che sta arrivando su Marte e che guarda indietro verso Terra da dove è partita. Questo si potrebbe fare benissimo, appunto. Stellarium in qualche modo lo simula abbastanza bene. Se in questo momento, guardando fuori, vediamo Marte accanto a una Luna che sta arrivando al primo quarto, e quindi già ad occhio nudo ci facciamo bene un'idea di dove si sta collocando tutto questo in cielo, trasferendoci proprio nella posizione nel cratere Jezero, dove sta atterrando Perseverance, avremmo potuto osservare un cielo che per certi versi è simile alle stelle che possiamo vedere anche qui sulla Terra. Le costellazioni non cambiano certo forma per 200 milioni di chilometri di differenza, però sono orientate in una maniera molto diversa, perché l'asse di rotazione di Marte è inclinato diversamente, è orientato diversamente rispetto a quello della Terra, e quindi il suo polo nord celeste non è quello della stella polare nostra, sicché le avremmo viste disposte tutte in maniera piuttosto inconsueta rispetto al nostro orizzonte, e aspettando il tempo in cui... ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. Questo è, ecco, quello che vedete qui è il cielo attuale della notte italiana. Si vede la Luna e si vede Marte nella costellazione dell'Ariete, poco sopra di lei. Dopodiché, da di qui appunto ci si potrebbe trasferire su Marte e aspettare che il pianeta ruoti, perché pensate che la posizione del punto di atterraggio di Perseverance è quasi, nel momento in cui avverrà, è quasi al bordo del pianeta rispetto alla nostra visuale. Quindi dal nostro punto di vista terrestre girerà rapidamente oltre il bordo, perdendosi di vista, tra virgolette, ma poi, continuando a ruotare, ritornerà a vedere la Terra verso la fine della notte marziana, diciamo, e si vedrà quindi questa Terra sorgere con la sua Luna accanto nella costellazione della Bilancia, dal punto di vista di Marte. Questo solo per dare una visione spaziale di quello che sta succedendo. Ma a questo punto allora volevo provare invece a fare una cosa diversa. Aspetta che sono i 32. Ormai, vai, tu prova. Siamo alla separazione siamo alla separazione dal modulo di viaggio. Caspita. Allora, aspetta che condividiamo la NASA. Stefano, tu resti con noi 10 minuti o devi scappare? Allora, vado a controllare. Noi siamo qua, tanto stiamo qua. Fino a esaurimento, dicevamo. Certo. Quindi torna, fai il papà e poi torna. Un'altra cosa che volevo dire dopo, magari. Ok. Vai, aspettiamo. Tiziana, c'è un altro ospite. Sì. Alessandra Lobonaco. Ciao, Letizia. Ciao, io volevo salutarvi. Ciao Alessandra. Ciao a tutti. Io sono emozionatissima. Ciao, eccoci qua, che mettiamo la NASA, ma questo è il landing, sì. Dai, metti la NASA. Aspetta, okay. Sì. Poi stanno facendo così anche pubblicità, perché stanno mettendo le magliette in vendita della NASA, per chi vuole saperlo. E allora mi ci metto anch'io. Voglio ricordare che SPF FedarMOS mette in vendita le magliette dell'atterraggio su Marte. Ma scusate, ma Letizia, ci devi dire come comprare queste magliette? Assolutamente la voglio. Lo chiede Stefano, io non lo so. È tornato Giuseppe. È tornato ci metteremo Giuseppe in contatto. Abbiamo devi andare su. Allora, www.fedarmos.com. E poi te lo scrivo. Allora, glielo giro dopo, vai, tranquillo. Vai, dopo su Twitter. Condivide la NASA, Andrea, condividi la NASA. Arrivo, scusate. Vai, se lo condivido io no. Ciao Giuseppe, bentornato. Dai, ciao Giuseppe. Allora, cosa sta succedendo adesso? Raccontateci. Adesso chi è che fa la cronaca minuto per minuto? Cosa succede ora? Succede che stiamo per entrare, 34, cioè sta entrando, no, Giuseppe, a quest'ora? Sta avvicina sempre di più. Arrivo, aspettate che... Però sulla NASA stanno ancora chiacchierando. Sì, scherzano, ma intanto sta già avvenendo la prima... Si vede? Sì, vede. Andrea.
Ok, sì, ce l'abbiamo, eccolo. Allora, a quanto pare questo ingegnere starà spiegando che cosa sta succedendo e noi ci abbiamo Giuseppe e Lorenzo e sì. Francesco, quindi ragazzi abbiamo un terzetto e Liliana che ci dice tutto. Eccola qua. Allora, spieghiamo. In questo momento la sonda sta entrando, c'ha lo scudo ancora attaccato, no? È al tutto attaccato, sì. Al momento ha ancora lo stadio di crociera, quello che praticamente l'ha fatto rilasciare dal RAD e che l'ha accompagnato durante tutto il percorso. E niente, quindi è tutto lì ancora, lo scudo posteriore, tutti i vari stadi di discesa, il rover, lo scudo termico, tutto attaccato ancora. Diciamo, 7 minuti prima dell'arrivo incomincerà l'entrata atmosferica vera e propria, e poi lì incominceremo a vedere le temperature. Eccolo qui, vediamo appunto lo stadio di crociera lì, ancora, che sarà il primo ad andare via, a staccarsi. Okay. Appunto, quindi praticamente quindi 7 minuti prima dell'arrivo sul pianeta vedremo le temperature salire notevolmente a raggiungere temperature di 1300 gradi. Farà caldino. Scusate, ma riesco a mettere un audio via di mezzo. Ecco qua. E adesso Giuseppe, quindi sì, poi entrerà. Incomincerà a sentire quindi l'effetto dell'atmosfera di Marte, quindi con un conseguente aumento di temperatura, motivo per cui appunto ha lo scudo termico alla base, e allo stesso tempo l'atmosfera incomincerà a far diminuire la velocità. Va bene l'audio così o è troppo? Sì. Va bene. No, vabbè, stavo spiegando bene. Abbasso? Giuseppe, a che punto si dovrebbe staccare? A che altitudine lo scudo termico? Allora, io ho letto lo scudo termico. Che succede? Lo scudo termico stiamo proprio all'arrivo, molto, molto vicino al... circa 11 chilometri abbiamo il paracadute. All'incirca, in realtà è cominciato a dire che è una tecnologia nuova rispetto a Curiosity, però tutta appunto la tecnologia di atterraggio a entrata e discesa e atterraggio, mentre con Curiosity il paracadute si apriva una volta raggiunta una certa velocità, con questa nuova tecnica che hanno implementato su Perseverance il paracadute si aprirà al momento opportuno, o meglio al momento in cui appunto se appunto il rover la sonda pensa di non arrivare sul target perché saranno troppo veloci, appunto quello sarà il momento opportuno per far aprire il paracadute e quindi far diminuire la velocità in modo tale da aggiustare un po' la traiettoria e permettere al rover di arrivare dove deve arrivare. Ci puoi tradurre cosa stanno dicendo adesso nella control room? Alzo un po'. Proviamo. Proviamo. 10 minuti dalla separazione dello stato di crociera e all'entrata in atmosfera, quindi 10 minuti di pazienza ancora prima dei 7 minuti di terrore. These tones are received directly from Perseverance. Quindi 17 minuti. Questi sono i toni che diceva prima Paolo. Esattamente. Sì. Sale l'ansia, ragazzi. Qui. Non si scalda solo Perseverance. Ecco il distacco dell'armatura di viaggio. Okay. 10 minuti e mezzo dall'entrata. Ah, quindi ancora 10 minuti prima che entri? Sono le 3.35, giusto? Sì, quindi sì, 3.45 circa, 3.50. 3.500 km dal sito di atterraggio. Wow, mamma mia. Io sono con la telemetria. Cioè, voi avete un altro canale NASA, io sto seguendo da spaceflight.com, dove ho la telemetria, le varie fasi. Infatti c'è adesso il crew stage separation, che appunto era la separazione dell'armatura di viaggio, e poi da questo momento è libera di entrare in atmosfera. Ah, eccolo qui.
Ecco. Quell'anello che avete visto passarvi dietro è lo scheletro, chiamiamolo. We're off on a good start. In about 1 minute, Perseverance's landing software will wake up and begin the final preparations for entry. The first action it will do is to... Okay, un minuto, anche meglio del software di atterraggio della sonda. Ok, siamo nella... inizio la decelerazione. Ok, so now the vehicle's on its own. It's turning itself into the direction of facing the hill toward Mars. And we'll eventually... we're not far away. This is going to go very quickly from here on out. E quindi niente, dice che la sonda ormai è da sola. E deve vedersela un po'. Anche loro c'è un'orbita. Telecom indicated actually that we could see a signal that the crew stage went between the Perseverance entry capsule and Earth. So we saw a little blip. The data little flip, ha detto. The crew stage separation. Sì, quindi fa vedere che la separazione è avvenuta. Okay. 8 minuti e 39 minuti. Ah, 8 minuti, quindi eravamo 10 minuti dall'arrivo, ok. Non avevo capito bene, ok. At this point, the spacecraft is trying to stop its spin from the cruise 2 revolutions per minute down to 0, and then will turn to its desired orientation from entry. Quindi sta fermando il suo moto di rotazione da 2 giri al minuto a fermo. Ah, in the spin, ok. Esatto. E poi niente, si metterà nell'assetto finale che gli permetterà di entrare nell'atmosfera, però ecco, con l'angolo corretto per mandare via il calore intorno allo scudo termico. Okay. Quindi già imparato l'atmosfera, sono i 7 minuti che sono indicati. Sì, diciamo 7:40. No, diciamo. Aiuto! Per entrare in atmosfera. 7 minuti. È il momento. Che ansia! Quant'è? In realtà è già successo. Il range... In realtà è già successo, sì. Effettivamente. In realtà, sì, in realtà è già avvenuto tutto. Sì. Siamo 11 minuti in ritardo. No, ma qual è il range... in gradi, cioè di entrata nell'atmosfera, cioè quale deve essere l'ANC? C'è un range o deve essere preciso? Lo scudo termico rivolto anteriormente, come entra, quindi no. Siamo circa... Sì, ma quanto circa... l'entrata in quanto deve essere inclinata? These tones indicate that Perseverance is operating normally and has nothing significant to report. Ok, quindi sta operando normalmente, non c'è niente di significativo da riportare, ci dicono. Molto bene. Va bene. Meno male. Eh già. Cioè, siamo contenti. Eh già, va bene. Ok. Mm-hmm. Sì, la tensione. As soon as we get to the top of the atmosphere, the atmosphere will be very quickly, which is the entry point. It won't be very long before the atmosphere will start getting thicker and thicker. It's going very quickly at a fairly steep angle of 15 degrees. Esatto, dice che l'atmosfera diventerà sempre più spessa. We're about 5.5 minutes from entry interface. We're still receiving heartbeat tones. We expect to continue receiving heartbeat tones until about 5 minutes after entry. At that time, Perseverance will be no longer in view of our antennas here on Earth. Ok, continueremo a ricevere i toni per 5 minuti dopo l'entrata e poi non sentiremo più niente. Begin receiving telemetry from Perseverance and streaming it to Earth in near real time. There are a few acted short outages, such as when we have a plasma blackout or when we enter the peak heating phase. Aside from these outages caused by the plasma blackout, antenna switching, or high dynamic events, spacecraft events, we should have telemetry until about 90 seconds after landing.
Ok, quindi ci saranno dei momenti di blackout in cui non riceveremo dati, saranno dei momenti diciamo, più critici, di pressione di temperature più alte, ma dovremo continuare a ricevere dati costantemente fino a 90 secondi. Perseverance continues to report B-tones, indicating everything is nominal. 4 minuti e mezzo dall'entrata in atmosfera. What we're looking for now is we're Mars recon di entrata 45. Should be in view soon 45. Io ho ansia. C'è un silenzio. Io credo che quando sarà per ExoMars morirò, Liliana. Penso anch'io, cara. Siamo tutti lì a Rock. Mi autoinvito, io te lo dico. Va bene. Possiamo it should be in a few minutes here. We're just flight local one from entry interface. Mi sono dato un segnale dall'interfaccia di entrata. Adesso dovrebbe 4 minuti all'ingresso. Health and well-being today to keep our nerves under control. But manca poco. The second spacecraft Maven should begin picking up telemetry from Perseverance and will continue. Ci consiglio di fare un refresh della pagina perché in realtà mancano 3 minuti o meno di 3 minuti, non 4. Ah. Aspettate, vediamo se lo faccio, vediamo cosa succede. Se rimane in proiezione. Adesso ci tiriamo una guffata di quelle. Oh, ma radio on the road. No, vabbè. Continua a dire 3:14. Vabbè. Era 3:48 prima del refresh. Il pi greco. The entry interface is nothing more than just an arbitrary place in the sky that we've defined to be above the atmosphere. But from that point on, there's definitely atmosphere and above it there isn't. Siamo in atmosfera. L'entrata in atmosfera non c'è un punto in particolare, un punto già così definito come il punto di entrata. La simulazione dice che dovremmo esserci, anche sì, vabbè, certo, è una definizione di altezza. Which is a great sign. Wow, allora. Un buon segno. Ok, c'è un ok. Luce verde. We're just under 2 minutes from entry interface. As it gets closer to Mars, Perseverance is actually being pulled in by gravity and accelerating. By the time Perseverance reaches entry interface point, sì, è 1:31 in realtà. Sì. Sì, l'ha aggiornato. Si è aggiornato lo sprint. 90 seconds from entry interface and standing by for Mars Reconnaissance Orbiter to pick up. Ok, aiuto. Bella, abbiamo un ritardo di 10 secondi noi. Ma sì, un ritardo sul ritardo, che è una cosa diversa. Esatto. Non si capisce più niente, cosa sta succedendo, dove, su quale pianeta, è bellissimo. In che tempo, in che dimensione, ormai siamo tutto giù. We are 1 minute from entry interface. Ok, un minuto. Un minuto l'entrata in atmosfera. Un minuto dall'entrata in atmosfera, quindi ok. Ecco, l'Astaraggio avrà un software di intelligenza artificiale, cosa che per la prima volta è stata fatta su missioni di questo tipo. Eccoci, sì, su YouTube sono più avanti. Anche su Marte. Sì. 11 minuti più avanti. Non so se riuscite a vedere anche di telemetria sì. Della... Sì. Sì, la stanno facendo vedere. Quindi, eccola. 170 km di altezza. Cioè, in realtà è già arrivata, dovrebbe essere già arrivata. Sì. Esatto. Dovrebbe essere già arrivata. Sì. Dai. Iniziano i 7 minuti di terrore. Okay. Allora, c'è un amico che fa una domanda. Formalmente. Sì. Aiuto. We have confirmation of
Ok, confermato l'ingresso in atmosfera. Sì, simmetria è in ritardo. In qualche modo è andata. È dentro, in qualunque modo è andata. In qualunque modo è dentro adesso. Infatti. Adesso vediamo dopo 7 minuti. Sì. Arriva. Qualcuno porti da bere, ecco. Dopo. No, per leggere, no, bisogna superare 7 minuti. Ah, dici per... Sì, per sostenersi psicologicamente. Per sostenersi, certo. Navigation is also confirming that we can see a little bit of that slowdown. Slowdown, little bit of slowdown, quindi sta rallentando. Our current velocity is about 5.36 kilometers per second and an altitude of about 67 kilometers from the surface. 67 chilometri. Non è un po' veloce. È quasi arrivato. Sì, perché poi vabbè, ci sono le varie frenate, le aree vengono dopo. Adesso, Stefano, tu se lo vedi prima, non dire niente. Non spoilerare, se tu lo vedi prima da YouTube, non spoilerare. We have indications that Perseverance is now... No, però posso dire una cosa, che nella telemetria viene inquadrato il cratere G0 e quindi ce l'ha nel target della individuella, la sonda l'ha già individuato. Stai spoilerando, lo vedete anche voi. Adesso partono i banda spoiler. In diretta. Hai capito? No, è come spoilerà la distanza. È atterrata. Stefano! Come faccio a saperlo? Allineamento in corso. Stefano! Niente, oh! Maestra di mia figlia, di qualcosa. Sono molto silenziosi anche lì. Strano, Non l'avrei mai detto. Strano. From the surface of Mars. We have entered heading alignment, which means Perseverance is no longer trying to control the distance to Mars, but in to the anche quando partorito. Sì, no, ma veramente, Letizia, ma qua è una roba veramente, è una roba tremenda. Forse solo quando andavo a vedere le schede di fine anno appese ai tabelloni fuori per promosso. Ecco, quello... Forse. Mach 2, sceso a Mach 2.7. Eccolo, oddio come va. Abbiamo un'altitudine. Ecco qua, paracadute, ci siamo. Stefano, continui a spoilerare. Dovrebbe aprirlo da un momento all'altro. Sì. No, ok, al minuto 4, quindi, no? Più o meno. Hanno tolto però i minuti prima che aiutavano, sì. Quindi non so in quale minuto siamo. Io non so più quale guardare, quale prima e quale dopo. Ma perché? Vabbè, noi lo festeggiamo Capodanno come ci pare, insomma. Perché applaudono? Sì, Applaudono? Applaudono, no. Vuol dire che è arrivato. No, ancora no. Oh no, si è aperto il paracadute forse. No, il paracadute. Sì, il paracadute è aperto. Eccoli. Sì. Oddio che ansia. Ci siamo, è un bel risultato, che si sia aperto. Sì. Eccolo lì. Eccolo. Ecco. Ricorderemo la progettista anche. Both the radar and the cameras to get their first look at the surface. Current velocity is 145 meters per second and an altitude of about 9 km. Okay, sì. 9 km. Vedo gli applausi. Adesso hanno separato lo shield, l'heat shield. Lo shield è lo scudo. È andato. Allora ci siamo quasi. Invece lo Sky Crane a quanto da terra parte?
Yes. Ah, circa 7.5 metri da terra. 7.5 metri. Ha proprio sul filo del rasoio. 20 metri lì quando incomincia ad abbassarlo fino alla quota di 7.5 metri. Ah, lo lascia a 7 metri a terra da solo. Poi. Esatto, sì. Ah, ok. The initialization of terrain relative navigation and subsequently the priming of the landing engines. Our current velocity is. Quindi quello che dicevo prima, quindi un sistema radar con un sistema di intelligenza artificiale che fa delle foto del terreno e poi le compara con delle mappe che ha a bordo. Siamo circa 40 secondi dal sapere tutto. Ecco, sì, 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 ci siamo. Eccolo, ci siamo. È radar, è radar. Beh. Wow, sta inquadrando, vedi? Bello. Sono già, partono gli applausi perché stanno applaudendo ogni passaggio. Sì. Si sono accesi i motori. Sì, motori accesi. Esatto. Eccolo lì. Una sky crane, esatto. Eccola. Sì. Lei? Ah. Adesso quando la passa, come si aggiusta? Poi sgancia e va a schiantarsi altrove. Speriamo di vivere questo momento anche quello che sono 900 metri. Ma adesso Liliana ci deve raccontare. Il calcio sarà un po' diverso. Eh sì, decisamente. La grove è partita, dai. Forza. Dai, mamma. Dai che ci siamo quasi. Dai. Su. Eccola. Oh. Quella che arriva. Eccolo. 20 metri. 20 metri. Che emozione. Oddio. Ha parcheggiato. Fatta. Zero. E giù. Vediamo. Aspettare la telemetria. Vediamo. Eccolo lì. Andata. Ce l'ha fatta. Che meraviglia. Ce l'abbiamo. È andato. Wow. Oh mamma. Che ansia, ragazzi. Devo bere. Davvero. La birretta. Qualcuno porti qualcosa. Io mi ero tenuto un biscotto della fortuna per questo momento. Non mai. Mamma mia. Bene. Oh, ragazzi. Bene. Quindi adesso Giuseppe. Ecco. Mamma. Quando uno lavora tanto, Andrea passa l'audio. Audio. Capito? No. Ah, allora, scusa. Come dicono, non sentivo. Un'altra pietra miliare che si aggiunge nella storia dell'esplorazione spaziale umana. Sì, pazzesco. Cioè, molte persone magari non capiscono perché poi noi siamo così eccitati quando succedono queste sì, cose. Sì, davvero. Però... è vero. Secondo me, il punto di vista è come vivere l'emozione di una scena di un film. Sì. Beh, con la differenza, se posso aggiungere, che questo è reale. L'emozione è ancora più emozionante. Certo. Sì. Ma io ho finito. Io vorrei comunque il chat fa la live, tutta la gente, cioè, si festeggia proprio alla grande, tutti molto, molto contenti. E dovete considerare tutti gli anni di lavoro che ci stanno dietro. Queste sono persone che probabilmente lavorano alla missione da almeno 4-5 anni, quindi comunque hanno investito veramente una parte della loro vita. Sì. La probabilità che non andasse a buon fine c'era, vero? Qual era la percentuale di la probabilità di insuccesso? C'era una probabilità, no? Tra il 50 e il 60 di insuccessi. Tra il 50 e il 60, il 40% è andato bene, quindi tra il 50 e il 60 fantastico. Però va detto che quel 60 che è andato male, il 90% è russo. Sì, è vero.
È vero, gli americani abbiamo sono molto bravi. Ragazzi, abbiamo un'immagine. Abbiamo un'immagine? Dov'è? Eccola, arriva, arriva. La telecamera provvisoria. Dov'è? Ecco, è quello in atterraggio, non è quello in atterraggio, quella la scattata in atterraggio. Che vedete sullo schermo? Adesso devono farla vedere. Vediamo se ci sei. Non ancora. L'ho fatta vedere per un attimo. Guardate. Adesso arriva, eh? La vediamo dallo schermo. Eccola. Eccola, eccola, eccola. Eccola. Non si vede. Ben arrivato. Quindi è l'abitante del pianeta rosso. È la prima immagine che ha fatto appena atterrato questo? Hanno fatto, hanno fatto anche una mappa di temperatura? Sulla destra? Sì, è vero. O di una... un termoscan qualcosa. No, credo che quella sia la mappa degli ostacoli da evitare. È il la mappa degli ostacoli. Okay. Pericoloso o safe? Ah, poi domani... Okay, domani... Okay. Domani riceveremo più immagini, giusto? Si potranno vedere delle immagini, saranno online. Vedi dove ci sono, adesso l'hanno fatto vedere, dove ci sono i piccoli crateri e le rocce, mette un colore rosso. Ah, rosso vuol dire da evitare essenzialmente. C'è zona sì, da... è dannoso per l'assetto. Mm. E questo è stato mappato nel mentre stava scendendo, oppure sono misure già ovviamente... questa credo che sia quella che ha preso lui mentre scendeva. Ah, fantastico. Mentre scendeva. Sì. Eccola qua. Quindi questa è la sua mappa. Ma domani arriveranno anche i suoni dei microfoni, perché ha fatto microfoni. Tre foto. No? Sono già arrivate tre foto. Adesso vi dovrebbero arrivare tra un po'. Mamma mia. Che efficienza. Noi prima che usciamo con una foto con Exomas passerà una settimana, secondo me. Prima deve passare. Okay. Devono decidere se l'inquadratura è buona. Quale degli esperimenti manda la foto. Guarda, che meraviglia. Che bellissima. Bella. Wow, ragazzi. They're a little dirty because you've got glass covers over these cameras. Che era successo? Avete visto tutta la scatola delle noccioline? Sì, a che serve, Laura? È una tradizione del JPL. Mi sembra che abbia qualcosa che fare. Ogni missione hanno questa jar di noccioline. E... ma dai! Ah, che meraviglia! Gli americani hanno questa tradizione. Così si può... merito di uno degli addetti ai lavori che, portandosi in nel centro di controllo un pacchetto di noccioline, aveva iniziato a distribuirle ai colleghi, e da allora è stata una tradizione. Paolo, dicevi? Ok, la tradizione, sono delle tradizioni del genere. Ad esempio, per il lancio dello shuttle, mi ricordo che dopo ogni lancio c'era la fagiolata. Per il Java Shuttle ci sono anche i fiori, che mandano dei fiori. Ogni volta che ci sono americani nello spazio, mandano dei fiori alle console con il numero di astronauti e più una rosa di un altro colore per ricordare quelli che sono morti. Ecco. È vero che l'avete sempre nella control room, che si vedono i fiori? Anche un sacco di c'è una famiglia che li consegna. Mm-hmm. Che bello, però. Però solo quando partono dagli Stati Uniti, perché mi sembra di ricordare male. Quella per shuttle e demo. Hanno fatto anche per la demo senza gli astronauti. Beh, i russi sono però più legati alla tradizione e al... Andre, togli l'audio. Sono più legati comunque alla tradizione e a... diciamo a quello che si fa durante ai riti, diciamo così, e quando ritornano magari a terra si vede che li vestono con i vestiti tipici, gli danno, regalano le matrioska e fanno sempre le stesse cose, perché anche prima di partire la firma, la stanza, gli adesivi, le preghiere, benedizioni. Beh, addirittura adesso non so per lo shuttle, non mi sembra, ma con l'Apollo, con i russi si devono fermare a un certo punto quando trasferiscono gli astronauti verso la rampa di lancio, si devono fermare a fare pipì.
Sulla ruota destra, sì, sulla posteriore destra, mi sembra. Quindi, e lo fanno sia i maschietti che le femminucce, ovviamente. Quindi... Ma addirittura ci sono una serie di cerimonie che vengono fatte dalla crew di backup perché sono talmente lunghe e faticose che la crew che deve lanciare si defila e le fanno fare agli astronauti di backup per mantenere il protocollo. Dai. Scappano allora, via gli altri. Ma con la Crew Dragon, quando è partita appunto SpaceX per la stazione spaziale, hanno delle altre tradizioni, ne hanno iniziate delle altre, oppure hanno conservato quelle di prima? No, più o meno, la cosa più assurda è tipo sono arrivati con la Tesla, tutto molto moderno, però hanno cercato di ripercorrere un po' i vecchi voli shuttle, quindi il trasferimento, il saluto alle famiglie, tutte queste cose qua sono state più o meno rivisitate e poi... Non lo so, adesso non so se tra Demo 2 e Crew 1 ci sono state delle cose che sono state ripetute, ma penso lo scopriremo presto. I più fighi in assoluto sono i ninja neri, parliamone, quelli che assistono la crew. Ah sì, i vestitori. Sì, no, sono quelli che aprono e chiudono tutto, tutti neri, che sono fantastici, sembrano veramente... Ah, Stefano, eccoti, bentornato! Sì. Ti notifico che siamo atterrati bene. No, ho visto in silenzio, sì, infatti ho lasciato passare il momento clou perché bisognava viverlo veramente con trepidazione. Tra poco vi devo salutare perché ho le bimbe che strepitano, che devono andare a dormire. Cioè i miei 7 minuti... Si sente una guerra. Si sente. Con i tuoi 7 minuti di terrore. Volevo salutare una microscopica riflessione per raggiungere così un po' di contesto storico a quello che stiamo vivendo, no? Prendendola un po', tornando un po' indietro a delle memorie che magari possono farci un po' ridere ormai, perché se ci pensate noi stiamo andando adesso su Marte a cercare delle tracce fossili di vita microscopica, se c'è, no? Quindi l'aspettativa è questa sostanzialmente. Ed è un'aspettativa completamente diversa rispetto a quello che si pensava di poter trovare, per esempio, appunto su Marte, ma in realtà su tutti i pianeti, non più di 2 secoli fa, quindi non un tempo molto lungo nel passato. Vi voglio far vedere, stavolta la condivisione dovrebbe funzionare perché non c'entra Stellarium, semplicemente una tabella che ho messo da parte perché veramente è interessante. Allora, intanto questo è Marte come si vede in questi giorni. Prendo in prestito la foto di un bravissimo astrofilo che è Claudio Costa. Ma su un pianeta come questo, ecco, guardate un po', nell'Ottocento, siamo nel 1838, un reverendo inglese chiamato Thomas Dick pubblicò un libro sulle meraviglie, diciamo, del sistema solare, in cui ipotizzava di trovare questo numero di abitanti su ciascuno dei corpi che ne fanno parte. Guardate, i numeri sono strabilianti. C'è l'elenco di tutti i mondi del sistema solare, ma anche quelli più piccoli. Per esempio ci sono i primi asteroidi, che in quegli anni erano appena stati scoperti sostanzialmente. Ci sono perfino i satelliti di Saturno, di Urano, di Giove, gli anelli di Saturno. E se voi guardate, il calcolo viene fatto in base all'estensione della superficie di questi corpi celesti e moltiplicato per la densità di popolazione dell'Inghilterra di quel tempo. Pensate all'ingenuità, diciamo, della stima. Fa sorridere, però è una misura reale dell'aspettativa che a quel tempo era comune avere riguardo alla popolazione degli altri mondi del sistema solare. Tutti, nessuno escluso. Se guardate Marte, ci si aspettava non meno di 15 miliardi e mezzo di abitanti sulla sua superficie. No, non sono pochi. Proprio, sì. No. Piccoli microrganismi fossili, se ci sono rimasti. Hai voglia a trovare dei resti con 15 miliardi di marziani, insomma. Infatti, quindi, non avremmo nessun problema. No, altro che Mars e Mars 2020 qua, dobbiamo andare... Pensate che differenza di visione, di proiezione che si faceva rispetto a quello che poteva essere trovato visitando un corpo celeste, così. E questo era solamente un calcolo, un'estrapolazione, diciamo... come se tutto il sistema solare fosse l'Inghilterra, diciamo, cosa sicuramente molto arbitraria. D'altra parte, sempre nell'Ottocento, guardate,
qui siamo alla fine dell'Ottocento, era diventato un elemento da pubblicità. Quando fu aperto il grande rifrattore di Yerex, che era il più grande del mondo all'epoca e probabilmente lo è rimasto, una ditta che produceva sapone giocava sul fatto che Marte è abitato, lo afferma e lo sottolinea, e i marziani vogliono questo sapone soprattutto come si adatto per le donne. E questo poi le donne marziane andrebbero intervistate su questo, se si però, quindi troveremo anche il sapone con ExoMars. Vediamo, abbondantemente abitati, anche molto affini alle idee di consumismo terrestre, diciamo. Un altro punto di confronto, diciamo, che abbiamo, questo è sicuramente più noto, è il lavoro di Schiaparelli e di Lowell, che incaponirono per anni a tracciare le mappe dei canali di Marte, no? Sappiamo, non vi faccio tutta la storia, naturalmente, c'è un grande equivoco di canali artificiali, canali naturali, eccetera, tuttavia la cosa che volevo sottolineare è che in questo caso, qui siamo sul finire dell'Ottocento, si pensava di poter trovare le tracce di vita, appunto, i semi di un pianeta abitato, semplicemente da Terra, con l'uso di un telescopio, quindi uno strumento che senza dover andare lassù ci permetteva di trovare già i segni di questi abitanti marziani. Queste sono le mappe di Lowell e di Schiaparelli. Ecco, ve lo volevo far vedere perché mi sembra utile in momenti come questo, come dire, rivisitare quello che è stato il nostro immaginario marziano per tanto tempo. Adesso chiaramente nessuno si sognerebbe di andare a reclamare la presenza di canali, sebbene, come dire, gli elementi pop, se vogliamo, di segni di presunte intelligenze marziane sono persistiti a lungo, ricorderete tutti la Sfinge di Marte, no? L'immagine celebre dei Viking, quindi ci hanno accompagnato queste idee fino a tempi estremamente recenti, ed è soltanto adesso, con l'esplorazione in situ, attraverso questi rover, che abbiamo finalmente, come dire, aggiustato il tiro di quello che veramente possiamo sperare di trovare. Vedremo cosa ci racconteranno davvero i nuovi campioni raccolti da Perseverance nel corso della sua missione. Questo sarà bello da scoprire e andrà, come dire, ad aggiungersi al percorso che in due parole ho cercato di tracciarvi. Ed è interessante perché appunto si riduce il numero di presenze, la loro dimensione, addirittura si fossilizza o si cerca una presenza passata, speriamo di trovarla alla fine. Sì, sì, beh, noi ne siamo certi, vero Liliana? Assolutamente sì, siamo qui che lavoriamo per questo. Anche perché noi Liliana trova, andiamo a cercare la vita, poi Laura da Houston, facciamo partire tutti che vanno fino a Marte, che dici? Sì, ci proviamo. Sì, più o meno. Sperate ancora in grado di lavorare, spero di essere alla pensione, diciamo. No, però a questo punto, noi 10 anni. Una domanda va fatta, no? Perché sì, succede a noi che in realtà non lavoriamo nel settore di trovarci, di scontrarci contro queste persone diverse volte. Immagino che succederà molto anche a voi che siete dentro proprio l'esplorazione spaziale, lavorando a NASA, ESA. Come rispondete e come riuscite a resistere a quelle persone che la NASA ci mente? Perché è una cosa che, cioè, solo il pensiero mi fa venire quella rabbia, no, repressa, perché voi avete scoperto la vita, ovviamente, e la state nascondendo all'universo intero, ci nascondete un sacco di cose, a quanto ne so, la Terra piatta, la Luna, gli alieni. No, io in genere evito di rispondere, non mi metto neanche a discutere. Brava, brava. E evito proprio, perché comunque sono persone che non vogliono ascoltare, quindi non ha neanche senso mettersi a discutere. Esatto. Esattamente. C'è la polemica pronta. Ecco, non mi ricordo se era su Facebook. Ecco, non mi ricordo se era Feynman forse che aveva detto che con determinate persone sembrava quasi come giocare a scacchi con un piccione, cioè uno prova a fare le mosse, poi il piccione butta giù quello che vuole. Esatto, più o meno. No, e la cosa che a me stupisce in realtà è che da una parte abbiamo questo incredibile avanzamento tecnologico e questa dimostrazione della nostra intelligenza come specie e della nostra abilità di proseguire,
dall'altra abbiamo questa, chiamiamola caduta di stile, che si ripercuote però in maniera molto profonda. Poi sembrano un po' delle mode particolari questi complotti, no? Adesso si parte col discorso virus, poi si passa a quello della luna, poi poteri forti, cose varie. Però è la cosa che da scienziato mi perprime, proprio come è possibile che siano così fortemente radicati e che non si riescano in qualche modo a curare dal punto di vista proprio della conoscenza. Se sembra che le persone delle volte... Salutiamo Francesco che deve andare via, Toputo. Ciao Francesco, grazie. Ciao, Francesco. Ciao, Francesco. Grazie, grazie mille. Grazie. I bambini ciao, che amano. Ciao, Laura. Grazie. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Quindi non lo so, è una domanda che mi facevo così, sì, magari. Ma è la dimostrazione che i buchi neri esistono e sono nel cervello di molte persone. Abbiamo scoperto di cosa sono fatti i buchi dell'Emmental. Ecco. Ok. Ma è anche più facile in qualche modo trovarsi già fatte le spiegazioni, no? Questa gente qua è gente che magari non ha voglia di stare lì e ricercare o sentire o guardare o informarsi, e quindi, diciamo più banalmente, prende le notizie per quelle che gli piacciono di più, praticamente. O sono dei bastian contrari, fondamentalmente. Cioè, devono andare contro, appunto. Quella è la cosa, perché alla fine, magari, se io non so un argomento e c'è qualcuno che me lo spiega, io sono contentissimo, così faccio meno fatica, perché già c'ho qualcuno che mi dà l'informazione che sto cercando. Loro sembra che proprio vogliano il confronto, non il confronto misurato, uno scontro vero e proprio. Questo secondo me delle volte crea dei blocchi proprio al progresso tecnologico, perché ci impedisce spesso di dimostrare quanto sia importante investire nella ricerca, ergo tutti i problemi di cui ben sappiamo, soprattutto nel nostro paese, ma non solo. Cioè, sembra che ci sia proprio un tirare indietro, una contrapposizione tra la nostra capacità di andare avanti e questa cosa strana, adesso non saprei neanche come definirla. Malattia mentale, come vuoi definirla? Beh, non volevo essere così brutale. Ma Stefano, ecco, è andato via? Stefano? No. Sì, sì. Credo di sì. L'altro Stefano, sì. Stefano Giovanardi? Ah, mi sono persi i saluti. Sì. Ah, ci picchia. Va bene. No, io volevo sentire i ragazzi, scusatemi, come hanno vissuto questo atterraggio, perché era il primo loro landing. Sì, Daniele, come l'avete visto? Diverse domande. Vai, domande. Chi parte? Non siate timidi, ora che parliamo dovete parlare. Una volta, Daniele, dai. Se vuoi. Dai. YouTube, Ezio Giorgio, per rivedere attività sismiche. Non l'ho sentito, non abbiamo sentito. Ripeti tutto, è mancata la voce. Scusate. Ezio Giorgio da YouTube scrive: se a bordo del rover sono installati anche strumenti per rivelare attività sismiche. Non credo, né su, no. Né su Perseverance né su ExoMars, a quanto ne so. Non ci sono. Perché c'è il flight, no? Esatto. Oggi l'unico che dovrebbe essere in grado di misurare attività fisica è Insight. Insight, esatto. Insight che però che non dovrebbe... è per forare il terreno, quindi no? Ma era quello che serviva per il sisma, Paolo, per misurare sì. Attività sismiche? Esatto, sì. La sonda. Di Marte Mo. Sì. Anche ExoMars dovrebbe avere una trivella. Sì, ma non dicevano che Insight avrebbe misurato di fatto il... diciamo, l'impatto di Perseverance sul suolo di Marte oggi, quindi in qualche modo avremo dati su... Vedremo. La botta di... Ma sono vicine, Giuseppe, oppure si tratta di tanto? 2000 chilometri, se non ricordo male, l'uno dall'altro. O 2000 miglia, non mi ricordo, quindi usano sempre miglia in America, quindi però più o meno tra i 2000 chilometri e le 2000 miglia. Ricordo l'impatto 2000. Si trasmette a... Non è poco. Per trasmettere in un'onda sismica una forza di un impatto, insomma, no? È figo. Mi mostrate un po' la sensibilità degli strumenti che
infatti, che abbiamo a bordo. Pensa che meraviglia. No, più che altro immagino che avranno, cioè Inside avrà già mappato tutto il rumore di fondo di Marte per poter riuscire a estrapolare un segnale così piccolo da... che meraviglia, però, veramente. Queste sono sorprese che si scoprono così, bellissimo. Ah, Giuseppe è una fonte di informazioni inesauribile. Mamma mia. Perché fra l'altro Inside ha dei microfoni che hanno misurato il vento, o sbaglio? Sì. L'hanno dovuto accelerare per riuscire a sentirlo. Sì, ecco, perché una cosa che non abbiamo detto dall'inizio è come è fatta questa atmosfera marziana. Una delle domande che ho visto su YouTube era se l'atmosfera marziana crea problemi o rovina le sonde, l'ingresso insomma delle sonde. Lo fa? No. In ingresso? Quando l'attraversamento dell'atmosfera. Perché sono protette comunque, no? E poi in super... C'hanno gli scudi, certo. Sicuramente il fatto che l'atmosfera è molto più rarefatta rispetto alla nostra crea qualche problema, perché dobbiamo cercare di progettare i sistemi per un'altra atmosfera, appunto, che è diversa da quella che abbiamo noi, e finché non si hanno dati precisi, comunque è difficile riuscire a dosare esattamente le forze, le resistenze, eccetera. Quindi è per quello che tanti atterraggi non sono andati bene. Cioè, insomma, mi viene in mente anche Schiaparelli per restare in casa, diciamo. Lui è stato un po' un disastro. Lì l'onda sismica si... Lì fu un problema di computer, nel senso che praticamente il computer ricevette il segnale che era già atterrato, mentre invece mancavano ancora, credo forse un paio di chilometri, cioè mancava ancora parecchio, insomma, prima di atterrare, e quindi si spensero i razzi di rallentamento e chiaramente ci fu il crash. Non fu affatto bello. Noi eravamo tutti lì ad aspettare l'esito, insomma. Esatto. Parecchio brutto. L'atmosfera marziana è meno densa di quella terrestre, sì. Certo, sì. Circa 1000 volte. Sì. E quindi anche pensare ai paracadute è diverso, perché non frenano come sulla Terra, nel senso devi farlo più grande, immagino, no? Frenano, ma esatto, pesano un po', è diverso. Sì, noi per esempio su ExoMars stiamo avendo parecchi problemi con i paracadute, che stiamo cercando di risolvere con l'aiuto anche del JPL, perché quando ci sono stati i primi test con i paracadute, addirittura il paracadute si è rotto, cioè si sono create delle crepe, e questo ovviamente è inaccettabile, perché se dovesse mai verificarsi con ExoMars attaccato, insomma, per cui sono stati fatti dei test. Negli Stati Uniti hanno una facility praticamente orizzontale, per cui si può provare l'apertura del paracadute senza fare un drop test, ma facendo un'accelerazione orizzontale, e poi il paracadute si apre. E lì hanno visto che il problema era dovuto alle borse che contenevano il paracadute, perché che erano loro stesse che nel momento dell'apertura creavano queste rotture. E quindi sono state riprogettate completamente le borse, e adesso sono stati fatti dei test a novembre, verranno ripetuti a giugno a Kiruna, e insomma speriamo che, insomma, le cose stanno migliorando. Non siamo ancora alla perfezione, ma ci stiamo andando, insomma. Sì, una cosa a me faceva, volevo sottolineare ai ragazzi che ormai sono un po' rimbambita, come ripeto sempre le stesse cose, soprattutto i ragazzi di Spazio alla Conoscenza che ormai mi vedono da un anno, però una cosa importante da dire è che, appunto, tu Liliana parlavi di borse che tengono i paracadute, quindi di tessuti, cioè lo spazio è fatto di tantissime discipline, cioè uno pensa, ecco, Francesco prima Topputo parlava delle orbite, Giuseppe appunto progetta, parlate di telescopi, però alla fine una missione può fallire per un tessuto, quindi ci vogliono tantissime, certo, competenze. No? E quindi chi vuole entrare in questo mondo sappia che non c'è bisogno solo di fare ingegneria aerospaziale, c'è bisogno di infinite discipline. Poi tu, Liliana, hai lavorato con gli astronauti, ci vuole la psicologia, ci vuole, no? Tutta una ci vogliono i cuochi, gli chef che devono preparare, no? Tutta una serie di discipline
terribile che uno non si aspetta, che invece fanno parte di una missione e possono distruggerla. Sì, sì, no? Contribuiscono al successo o all'insuccesso della missione, sicuramente. Questa percentuale di successo è molto bassa, perché comunque sia le discipline sono moltissime, quindi ognuna interviene con un errore possibile. Che bello, eh? Comunque, su questo mi permetto anche di aggiungere una cosa, ma proprio sulla questione della componente psicologica, no? Che diventerà essenziale nel momento in cui vorremmo andare di persona in un posto come può essere Marte. Già sulla Terra, e noi lo vediamo anche con il progetto che abbiamo con il nostro osservatorio in Antartide, le persone che si trovano lì e che devono stare lì un anno o 3 mesi o 4 mesi, la componente psicologica di rimanere in un posto isolato, sempre con le stesse persone, a fare sempre le stesse cose, in posti comunque appunto che sono al limite dell'abitabilità, in questo senso, gioca un ruolo essenziale, cioè loro hanno bisogno di psicologi, di medici, sono sempre lì a contatto. E questo fa capire quanto veramente la cultura sia una e connetta tutti gli ambiti della conoscenza. Questo è un'altra cosa che a me è sempre affascinato della scienza. Certo. Assolutamente, e poi dovete considerare che adesso come adesso, se l'astronauta che è a bordo della stazione ha un qualche problema anche di carattere medico o psicologico, chiama a terra e in un attimo gli rispondono, in un attimo al supporto medico, al supporto psicologico. Quando andremo su Marte non sarà così, quindi dovremo veramente allevare un gruppo di astronauti estremamente forti psicologicamente, che siano in grado di superare queste difficoltà praticamente da soli, perché insomma, certo, non possono più basarsi sul supporto da terra, perché il supporto da terra arriverà quando sarà troppo tardi. Insomma, sono già sparati uno con l'altro. Sì, esatto. Perché non è che dici, mi sono arrabbiato, esco, vado a fare un giro. Io poi, ma al supporto 3 piani in ascensore con della gente che non conosco, figurati 7 mesi di viaggio. Adesso sapete che l'ESA ha lanciato la nuova campagna di assunzioni, no? Sì, sì, ho visto. Il bando, quindi largo ai giovani, insomma, vediamo che cosa uscirà fuori. Anche comunque la possibilità per... È tornato Paolo. Paolo, Bellutta, eccoti. Non lo vedo. Buonasera. Buonasera. Come è andata? Alla grande, non ci siamo spiattellate. Questa è una cosa, poi, grande cosa, mi sembra un ottimo risultato. Sì, e poi, il non so se avete visto le prime fotografie, sì. Ma noi fra noi driver diciamo sempre che quando il cielo è nella parte superiore delle fotografie, vuol dire che le cose sono andate bene. C'è stata una volta però in cui non mi è andata così bene. Era nel 2008. Eravamo attorno al cratere Vittoria e dovevamo raggiungere la punta di un promontorio attorno a questo cratere e eravamo io e una mia collega alla guida e quando noi prepariamo i comandi per guidare ti viene allocato una certa quantità di tempo per guidare, quindi il veicolo ha solo una certa quantità di tempo per potersi spostare e quindi per poter raggiungere questo promontorio stavamo rasentando il bordo di questo cratere e dalle fotografie che avevamo analizzato non avevamo visto che mancava un pezzo diciamo così, del marciapiede, per cui il rover si è fermato tutto sbilenco e
allora il giorno dopo sono arrivati i dati, i primi dati che sono arrivati, si diceva che il veicolo si è fermato perché c'era stato un errore. E mi chiama questa mia collega e mi dice: Paolo, si è fermato con un errore, hai capito che cosa è successo? E ho detto, sì, sì, però diciamo che quello è il problema minore. E ho detto, prova a guardare le fotografie. E c'era il cielo tutto quanto svergolo. E non posso ripetere le parole che ha utilizzato per commentare. le immaginiamo. Ecco. Ha raddrizzato, esatto, il rover a parolacce. Ecco. Per cui praticamente avevamo una delle ruote dentro nel cratere. Ecco, quindi tutte le altre cinque erano sulla terraferma, però insomma, ecco, si è fermato per tempo, però non è stata una giornata tanto così divertente, ecco. Per cui queste cose qua succedono. Su questo è, cioè, si è fermato perché voi avevate dato dei comandi per arrivare fino a quel punto e lui si è fermato proprio per puro caso, tra virgolette? No. Una sorta di safe mode. Ecco, questo volevo dire. Diamo diversi comandi per limitare il movimento del rover, e quindi il veicolo, intanto che si muove, controlla quello che sta succedendo. In particolare avevamo dato due comandi, uno del controllo del sistema delle sospensioni, quindi il monitoraggio della posizione delle ruote, e questo si è accorto che la ruota anteriore sinistra aveva ceduto e quindi ha bloccato il veicolo. L'altro comando che avrebbe potuto bloccare il veicolo stavamo andando su terreno pianeggiante, quindi di solito indichiamo che se la pendenza del terreno supera determinati limiti il veicolo si deve fermare, quindi questi due elementi avrebbero comunque bloccato il rover prima che le cose fossero troppo precarie. E, di solito quando ci si muove vicino a un cratere dobbiamo avere di solito almeno due metodi di sicurezza, due comandi di sicurezza per evitare che cose di questo genere evitino problemi più gravi. Con quel che costa vorrei vedere. Sì, quello era Opportunity. E ho fatto un conto e ci impiegherei circa 30.000 anni per ripagare l'emissione. Ecco. Quindi meglio che stia bene. Conti. Meglio che stia bene lì sopra. Sì. Vabbè, faccio un salto a Las Vegas, torno. Se ti va bene, se no torni ancora più poverello, te lo dico io. Non è che basta, butta sempre bene, Se ci vai con il passamontagna torni ricco lo stesso. Può essere un metodo, però gli Stati Uniti mi sa che te beccano. Volevo portarmi un autista dietro. Sì, solo che se usi questi veicoli qua per scappare ti prendono subito. Sì, perché il rover va piano piano, no? Io quando mi chiedono a quale velocità va, di solito spiego che va 135 mph. Qua si misura di solito la velocità delle automobili in miglia per ora, però qua metri. In questo caso si dice metri per ora, quindi praticamente e siamo più veloci aspetta un attimo, mi stanno chiamando.
A proposito dei metri al secondo, volevo dire una cosa carina. Pronto? Andiamo anche in diretta con la telefonata. Posso collegare gentilmente? Sì, va bene. Da Skype, grazie mille. Va bene, prego. Si è sentito tutto. Niente di segreto. Niente. Allora, stavo dicendo, c'era un episodio in Big Bang Theory. Aspetta un attimo. Cosa? Paolo, dicevi qualcosa? No, mi hanno chiesto semplicemente di scollegarmi dal loro collegamento, mi ero dimenticato di scollegarmi da poco. Vai Stefano. Dicevo, no, a proposito della velocità espressa in metri orari, era proprio un episodio di Big Bang Theory, no? Dove questi nerd fanno tutti gli esperimenti a livello scientifico e lavorano per una comunità universitaria, no? Uno di questi doveva effettuare il lancio inaugurale di una partita di baseball e praticamente doveva consegnarla con un rover dalla collina di lancio fino al catcher, cioè al ricevitore, e praticamente quando dà il comando praticamente ci mette, si vede che comincia a partire lentissimo e rimane lì, e la gente che comincia a sbadigliare, no? E dice, beh, tutto era lì, era appena 5 metri dopo, era già passati 5 minuti dall'inizio dell'evento, quindi la gente andava dagli spalti in maniera scandalizzata. Questo anche per capire com'è la velocità di un rover. Tanto veloce per arrivare su fare Marte. Della comicità, fare della, diciamo, della cosa seria, anche un qualcosa carino, comico, divertente. Stavo per dire che fra gli animali le lumache sono quelle più lente. Il rover è la velocità massima del rover è un pochettino più veloce di una lumaca. Però quando utilizziamo le telecamere per analizzare il terreno e evitare gli ostacoli, siamo più lenti di una lumaca, tanto per dare un'idea. Però, io che sclero nel traffico romano, immagino su Marte andrei fuori di testa. Lo so. E poi con 13 miliardi di abitanti. Aspetta, perché c'è una storia. Allora, qualche anno fa mio figlio ha fatto uno stage nel centro di Los Angeles e sono andato a prenderlo alla fine della sua giornata e c'era stato un inghippo e avevano bloccato il traffico proprio nel centro di Los Angeles, per cui stavo uscendo dall'autostrada e c'era tutto il traffico bloccato. E insomma, non sto scherzando, per fare due isolati ci ho impiegato un'ora in macchina e ero così arrabbiato e ho detto, dannazione, sono più lente di un rover. A me sarebbe mai venuto in mente, ho detto 10 parolacce, poi l'avrei chiusa lì, insomma. Io scendevo e spingevo, no, a piedi la macchina. Comunque Paolo, ti lamenti di un'ora, ma qua a Roma guarda che cioè, è normale metterci un'ora. Più o meno, ecco. Sì, 100 sì. Metri, capito che... No, è fantastico. Senti, ma adesso che ha mandato le foto, Perseverance, che ha mandato queste prime foto, è vero, no, che c'erano dei microfoni? In fase di atterraggio tu sai se hanno funzionato, perché il dubbio era che con l'attrito, cioè l'attrito insomma con tutte le fasi di ingresso in atmosfera non funzionassero, si sa già se hanno funzionato, se hanno preso segnali, cose. Non ho ancora visto niente a questo riguardo e diciamo che ci sono c'è telemetria più critica che inviano prima di quello, quindi diciamo che per ottenere la fase di divertimento arriverà nei prossimi giorni. Perfetto, quindi adesso è una fase di studio delle telemetrie che gli serve anche per, immagino, le future missioni, no? Di ingresso in atmosfera marziana e anche umane, volendo. Sì. Quindi questo ingresso era molto particolare rispetto agli altri, proprio per la raccolta di dati. E la parte che per me è più interessante
è che c'aveva una tecnologia che si chiama Terrain Relative Navigation. C'è qualcuno che sta scrivendo violentemente. trattate da tale Corrado, ti ho beccato lo scrivere. No, non so io. È Lorenzo. Ma è strano, sono sempre la metà di mio figlio. Lorenzo, ma faccio io il prof. Lo scrivete. Io ho le mani, non ero io. Come Masterchef, sulle mani. Allora, questa tecnologia utilizza una telecamera puntata verso la superficie di Marte e cerca di capire il terreno sottostante e cerca di atterrare in un punto ben preciso. E questa è una tecnologia che è importante per poter costruire un insediamento su Marte. Ovviamente per costruire un insediamento non è che puoi inviarlo con una sola missione, devi inviarne diverse con diversi componenti e poter costruire, diciamo così, una serie di habitat, però devono arrivare tutti quanti nella stessa zona di Marte. Fino adesso, per dire, Spirit e Opportunity sono atterrate su Marte con una precisione di circa un centinaio di chilometri. E Curiosity è sbarcato su Marte con una precisione di circa 7 chilometri, quindi molto più preciso. Perseverance dovrebbe essere sbarcato in una zona con una precisione di qualche decina di metri. Quindi questo ovviamente ti permette di far arrivare più missioni nella stessa zona, perché ovviamente non è che puoi avere un habitat, una parte dell'habitat in un posto e un'altra parte a 100 km di distanza. Com'è che fai a gestire una cosa del genere? Quindi questa è una tecnologia che è estremamente importante per me, perché in questa maniera qua riesci a sfruttare il fatto di poter arrivare nella stessa zona di Marte con più missioni. Wow. Ragazzi, domande? Liliana ha alzato la mano. Liliana? No, ho sbagliato. Ah, scusami. Questa cosa dell'alzato di mano su Spacey School è fichissima, che si va per alzate di mano, scusatemi, ma è bellissima questa cosa. Ho schiacciato e adesso non so come fare a abbassarla, probabilmente così. Ok. Ecco, dovrebbe essere a posto. Ma parliamo un po' di Ingenuity, che stiamo parlando un po' poco, no? Cosa dite? Poverino, nessuno se lo fila. Sì, prima ci chiedevamo entrare in campo, sì, io stavo aspettando questo momento. Tu hai spoilerato tutta sera, ti vorrei dire, intanto. Perché ecco, stavi nel video avanti della NASA, tu quindi spoileravi. Devi andare dovevi venire tu avanti, mica io non so. Ero io che ero indietro, non tu che eri avanti. No, infatti, esatto. Giuseppe, ma questo dimostratore, perché effettivamente un elicotterino, un drone, non è che è, però un drone tecnicamente, no? In un'atmosfera mm-hmm. così diversa, ma come si fa a farlo viaggiare? Il concetto è un po' proprio quel okay, io Paolo. Giuseppe, okay. Giuseppe. Tutti e due, inizia uno, poi... No, penso che il concetto è quello, studiare un po' l'aerodinamica di Marte, vedere come far volare dei droni, degli elicotteri, in un'atmosfera appunto più sottile di quella terrestre. E poi penso il secondo obiettivo è anche quello di appunto cercare di creare dei droni simili in futuro, perché ci permettono poi di appunto analizzare, o meglio andare alla scoperta di Marte, appunto come si muovono sulla Terra, no? Con un drone allo stesso modo, per cercare di scoprire appunto il pianeta o futuri luoghi di atterraggio, ecco, senza dover fare tutti, diciamo, i sacrifici che facciamo adesso, certo. Con i vari orbiter intorno a Marte, ecco, quindi è un po' quello l'obiettivo a lungo termine, anche di usare questa dimostrazione tecnologica di Ingenuity per poi obiettivi futuri. Non so se Paolo vuole aggiungere altro. E,
volevo dare magari qualche caratteristica del veicolo. E, dovrebbe, se non ricordo male, riuscire a raggiungere una quota di circa 6 metri rispetto al terreno, e dovrebbe riuscire a fare fino a 5 voli, quindi poca roba, però diciamo è la prima volta che lo facciamo, quindi è un dimostratore tecnologico in fondo, non è sì, una sì, sì. Sì. Il motivo per cui sarebbe importante avere una cosa, una tecnologia di questo genere, è che più alto sei in quota e più riesci a vedere il treno in avanti, e quindi puoi mandare questo veicolo in avanti scoperta per cercare di capire dove puoi arrivare con e quindi una sorta di joint venture con il rover proprio. Esatto, cioè, gli sì. Occhi del rover. Bellissimo, fantastico. Abbiamo la sonda Mars Reconnaissance Orbiter, che ha un telescopio puntato alla superficie di Marte, e quello riesce a vedere immagini estremamente dettagliate. Dipende un pochettino dalla geometria dell'osservazione, però puoi arrivare fino a pixel di circa 27 centimetri. Cavoli. 27. E, tanto per darvi un'idea, se quella sonda fosse orbitante attorno alla Terra, le immagini sarebbero considerate come segrete, un segreto militare. Mentre su Marte sono disponibili per tutti da guardare. Da subito. Ti danno un'informazione estremamente dettagliata, però lo stesso non è che hai modo di vedere tutti gli ostacoli, tutti i problemi che potrebbero essere degli ostacoli per un rover anche grosso come Perseverance. Quindi, prego. Domanda sul telescopio. Se sapete che telescopio è, ottico oppure... Sì, è circa mezzo metro di diametro. Mezzo metro. È un riflettore da mezzo metro, ed è puntato sulla superficie di Marte. Ha una serie di sensori monodimensionali, a 10 sensori monodimensionali, e crea un'immagine bidimensionale semplicemente perché prende una riga, e poi nel frattempo il veicolo si è spostato, e quindi prende la prossima riga e via discorrendo. Fa uno stack di immagini praticamente. Sì, in inglese si chiama push prone. In questa maniera qua genera delle immagini che in versione nativa, da come vengono raccolte dal veicolo, sono 20.000 pixel per 100.000 pixel, e vengono compresse in forma JPEG 2000, e vengono trasmesse da questa sonda sulla Terra, e le puoi scaricare sul tuo PC. Devi avere un signor PC per riuscire a vedere. E sono veramente meravigliose queste immagini. Quando ho dovuto analizzarle per studiare il punto di sbarco di Curiosity, questo ancora nel 2008, e per cui ho passato ore e ore a analizzare queste immagini, però ogni tanto mi perdevo via solo a stare lì a guardare le fotografie di quelle formazioni rocciose incredibili, e poi pensare dopo arriverai lì con il rover e vederle da terra. Ecco. Ma quindi possiamo, cioè, ciascuno di noi può accedere a questi dati,
sì. Cioè, privati cittadini possono accedere. Sì. Questo sì. È una cosa bellissima, secondo me, allora, il fatto che chiunque può vedere queste informazioni, può avere accesso e vedere con i propri occhi la superficie di Marte a questo dettaglio. Veramente incredibile. E quello che è anche bello è che riprendono la stessa zona di Marte da due orbite diverse. E quindi riesce a vedere il terreno in maniera stereoscopica. E tramite dei calcoli riescono a fare la ricostruzione tridimensionale del terreno e anche queste mappe tridimensionali le puoi scaricare tu sul tuo PC e vedertele tranquillamente. E, meraviglioso! La risoluzione delle mappe tridimensionali è solo a un metro per pixel, però lo stesso ti danno tanti di quei dettagli veramente incredibili. E le ho utilizzate appunto per studiare il percorso da far seguire per Curiosity, e quello era stato il motivo per cui ho iniziato ad analizzarle. Però dopo, sai, l'appetito viene mangiando, e allora poi ho adattato questo sistema per analizzare il terreno anche per opportunity. Spirit a quel tempo era già passato a miglior vita, e per cui ho applicato la stessa tecnologia per studiare il percorso di lunga durata per opportunity, anche quello. Lorenzo, poi qui torniamo al discorso che nascondono le cose, no? Quelli che dicono che nascondono le cose. Addirittura Irene che vuole intervenire, Corrado? Sì, vuole saltare. Ragazzi, domani c'è a scuola, Domani si parlerà di questo a scuola. Sì. Irene, dove sei? Ho avuto delle lezioni peggiori, se posso esprimermi. Tra noi. Non mi si manifesta, Irene. Non c'è più. Ciao Irene, la nostra futura ricercatrice del CERN. Allora, sembra Letizia piccolina. Una mia idea, no? Non so se è meglio o peggio Irene, non parliamone, insomma. Però. Mai in peggio, mai. Irene, raccontami prima, non so se stai andando via, vuoi salutare, ma raccontami come hai vissuto questo landing. Cioè, voi è il primo, compagno, no? Sì, è il primo. Com'è andata? Emozione? Molto interessante. Poi la compagnia ha contribuito molto, quindi è stato davvero divertente. Siamo fighi, è ovvio, lo sappiamo. No. Space School, spero, insomma, è una scuola un po' diversa, fatta online, però dai. È più piacevole. Senti, un'emozione così, noi eravamo in ansia, voi eravate in ansia oppure che siete abituati ai videogiochi, alle robe, era una roba normale? No, io ero un po' in ansia, però beh, ci sta. Cioè, ci sta, sì, voglio dire, insomma, c'era gente che stava guardando la JPL, secondo me. Cioè, io immagino Giuseppe quando voleranno gli strumenti che sta progettando lui, cioè, uno sta lì che dice va bene. Giuseppe, non ti sentiamo. James Webb saranno 30 giorni di terrore, non sono 7 minuti. Sono 30 giorni per arrivare a destinazione, no? 30 giorni per arrivare. Quindi sarà Irene, non ti ho sentito, dimmi. Devo andare, scusatemi. Buonanotte. Grazie. Ah, buonanotte, grazie. Buonanotte. A tal proposito mi riallaccio a quello che ha detto adesso Giuseppe e quello che diceva Liliana, no? Sui tempi lunghi che ci vogliono per realizzare uno di questi progetti, che non è un discorso di un giorno, ma parliamo di molti anni. Io ho iniziato il mio dottorato nel 2015 a Trieste, e si parlava che in 2-3 anni sarebbe partito Euclid, questo satellite per le osservazioni cosmologiche, così. Poi, durante il dottorato, io ho lavorato anche non direttamente con Euclid, ma
parallelamente, mi veniva sempre detto sì sì, ecco, forse ritardiamo di un anno, poi forse di un altro anno, adesso ancora non ho ben capito quanto dovrà essere lanciato questo progetto. E le persone che ci stanno lavorando nel consorzio, parliamo dal 2010 almeno, quindi sono veramente progetti lunghissimi che mettono insieme tantissime persone e che richiedono anche un grande sforzo, quindi anche lì quando sarà il momento del lancio, secondo me, sarà uno di quelle di quei momenti in cui la gente sarà molto in tensione, e parliamo comunque di mettere un telescopio in orbita e non di andare su un altro pianeta. Però intanto facciamo partire James Webb, che qua stiamo aspettando da qualche anno. È meglio non dirlo, è meglio non pronunciarsi, no. Perché ogni volta che mettiamo una lancia di una data di lancio poi si cambia. Diciamo che fino al giorno che parte non esiste. No? Non prima del 31 ottobre, diciamo. Appunto, ecco il famoso net, che significa non early then, no? Giusto? Non prima di... Esatto. Io vi chiedo scusa, ma vi abbandono anch'io. Liliana. Grazie per la bella serata. No, grazie mille. Alla prossima. Ci sentiamo ancora, alla prossima. Arrivederci. Arrivederci. Ecco qua. Ora. Grande, poi ExoMars, ragazzi, sarà un'ansia pure quella. Quando partirai, quando arriverà. Perché neanche il lancio ne comunque, diciamolo. Ragazzi! C'è una domanda, Daniele, che mi stanno facendo in privato, nostro... la posso inoltrare? Certo. Ok. Tutto. Sì. Vai. Mi scrive allora. Una certa Simona? Voleva sapere se questo Ingenuity è il primo, diciamo, drone o sonda che ha mai volato in un'atmosfera di un pianeta. Sì. Sì. La risposta, sì. E chiedono anche da YouTube quando volerà. C'è una data? Tra qualche mese, però. Sarà piuttosto presto. Perché il Ingenuity è attaccato sotto la pancia del rover, e quindi ovviamente impedisce un pochettino i movimenti, e quindi verrà depositato al più presto, e quindi molto probabilmente lo depositeranno e sposteranno il rover. E poi Ingenuity verrà fatto volare, però sarà molto presto. Molto presto in termini di missione. Quindi a livello terrestre io dubito che Perseverance si muoverà prima di... settimane, 10 giorni, forse anche 2 settimane. Tanto per dirti, Curiosity ha fatto i primi movimenti, se non ricordo male, il Sol 15, e quindi erano già 15, 2 settimane dopo lo sbarco. Quindi e lì avevamo semplicemente raddrizzato le ruote. Una cosa, ecco. E siamo ancora live su YouTube? Sì. Allora no. C'è un modo di dire che, diciamo, non è così, insomma, è per adulti. Niente, quindi facciamo le cose con calma prima diamo alcuni comandi, analizziamo la telemetria, verifichiamo che effettivamente tutto quanto sia andato correttamente. Tipo ad esempio, se uno dei motori ci dice che sta assorbendo troppa energia elettrica, o se c'è stato un cortocircuito,
riprovare a utilizzare quel motore potrebbe mettere in pericolo tutto il resto del veicolo, perché devi riuscire a cercare di capire effettivamente se c'è stato un cortocircuito, in quale zona del veicolo c'è questo guasto. Sono cose che abbiamo già fatto anche con Spirit, ad esempio, quando uno dei motori ha smesso di funzionare. Ragazzi, wow. Siete stanchi? I ragazzi siete stanchi? No, no, assolutamente no. Ci siamo ancora. No. Tu sei stanco, Claudio? No, ci fai tu la diretta, allora dobbiamo finire. Se sei la Claudio, siamo finiti qua. Chiude tutto. Dai, no, allora... Anche perché noi altri vogliamo sapere poi il modo di dire che c'ha da raccontarci Paolo. Sì, ma... sì, esatto. Quindi ci vogliono 60 minuti dopo. Dai, allora sì, dai, allora iniziamo a salutare, che dite? Ci sono mille altre robe da dire, ma faremo altre dirette. E quindi vi riprenotiamo, Paolo, Giuseppe, Lorenzo, Stefano, li prenotiamo, Liliana, vi riprenotiamo tutti. Così, insomma, ricontinuiamo a parlare di questa bellissima missione e di altre missioni. Ragazzi, domande ne avete? Perché qua... Allora, pian piano avete risposto a tutte quante quelle che ci venivano in mente, quindi le abbiamo finite. Ne avete parlato talmente tanto che le avete dette tutte. C'è una risposta proprio in merito alla domanda che ho fatto io poco fa, mandata da Simona. È venuta fuori che nel 1985 la sonda della missione sovietica Vega liberò due palloni sonda caricati a elio a un'altitudine di 54 chilometri di altezza, inviando immagini per circa 48 ore. Quindi quello è considerato un volo? Diciamo, è un precedente. È un pre-volo. 48 ore di volo si può considerare un volo. Paolo, un po' più alto magari, perché qui stiamo parlando di quasi oltre 50 chilometri, quindi è tutto un altro aspetto. Sì. Però era Venere, quindi la missione era su Venere, quindi era da tenere in alta quota per evitare la pressione. Esatto. Ecco. Bello, comunque. Curiosità che è saltata fuori, bello. Bello. Curioso, ringraziamo allora Simona che ci ha dato questa informazione. Chiedono chi piloterà Ingenuity. Cioè, c'è un pilota che prende? Anche io. No. Simone l'ha fatto la domanda. Non è possibile pilotarlo in maniera interattiva. Quindi gli dai i comandi anche a quello e si pilota da solo. Ah, quindi anche lui è già tutto programmato, insomma, il volo. Sì. Ah, ok. Figo. Fantastico. No, è troppo bello. Quindi rifaremo un'altra serata, niente. Ci vuole? Ci vuole. Al primo volo, ai primi dati. Al primo volo. Esatto. Ai primi dati. Allora, se voi siete d'accordo, mandiamo a letto i ragazzi. Che tardi, domani hanno la scuola. Allora. Grazie di tutto, se non ci sono più domande, io direi che noi chiudiamo la diretta, salutiamo, ringraziamo. Voi state qua perché dobbiamo sentire Paolo, quindi okay. Scusate che sta in diretta, ma sapete che organizza dei privilegi e quindi ringraziamo di essere stati con noi. Ne veramente so qualcosa io. Ecco appunto, perché io e Stefano dopo le dirette stiamo altre ore al telefono. Allora, vi ringraziamo di essere stati con noi, ringraziamo tutti i nostri ospiti, le scuole che sono state qui di questa prima diretta di Space School, ne faremo altre, seguiteci. E veramente grazie Paolo, a Paolo Navone, Paolo Bellutta, Giuseppe, a Lorenzo Pizzuti, a tutti. Letizia, dimmi. Letizia, possiamo dire l'appuntamento della prossima settimana? Vai. Con Stefania Soldini. Che spazio alla conoscenza. Esatto, il 26 febbraio alle ore 16. E parleremo della missione Hayabusa. Quindi ce ne andiamo su un asteroide, ci pigliamo un po' di roba e la riportiamo indietro. E questo è molto molto figo. Anche ma poi ci sarà Osiris Rex pure. Quindi... Un mesetto forse, no? Dovrebbe arrivare. E quando, Paolo? Un mesetto, mi sa, no? Hayabusa? O no, Osiris Rex. No, Osiris Rex parte. Perché Hayabusa ha già mandato. Parte a maggio da Bennu e arriva, credo, a
dopo un anno, Giuseppe, tu ne sai un po' di date? So che parte a maggio sicuramente dall'asteroide, dopodiché torna verso la Terra. Il landing della capsula non so quant'è. Non ricordo esattamente, mi viene in mente un quadro del 2023, però non ci metto le mani su un po'. Sì, infatti, sì, anch'io. Sono sicura che fino a maggio non si stacca da lì e quindi ci vorrà ancora un pochettino prima che torni. Allora, grazie di tutto, noi chiudiamo la diretta, vi ringraziamo e vi salutiamo, vi diamo appuntamento, spazio alla conoscenza, la prossima volta, Space School, prossima diretta, tanto li vedete, sono loro, e quindi noi vi ringraziamo di essere stati qui. Buonanotte a tutti. Grazie a tutti. Buonanotte, grazie. Ciao. Buonanotte. Restate qua, non andate via che c'è Paolo. Buonanotte invece alla diretta di YouTube.